Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere qui, grazie alle persone che ci stanno ascoltando da remoto, è un piacere accogliervi. Sono Elisabetta Pessano, Chief Communication Officer di Italia Camp, a me il compito di fare da diciamo vigile urbano di questa giornata. Vi darò alcune informazioni tecniche intanto. E la giornata si può seguire sia in presenza che da remoto. Una parte della conferenza sarà in lingua inglese, il panel che vedrà una maggioranza degli ospiti in inglese, quindi per chi volesse in presenza potrà usufruire della funzione interpretariato semplicemente scaricando l'app di Zoom e collegandosi al link a cui potete accedere dal QR code che è presente sul programma che tutti avete o sulla pagina dell'evento che è presente sul nostro sito internet. Il link è il medesimo. E questo perché abbiamo voluto fortemente una presenza internazionale, non limitare questo evento a soltanto una voce italiana, ma raccogliere il più possibile degli spunti e ragionare insieme a persone da tutto il mondo. E alcuni di questi purtroppo non saranno collegati live, sono gli statunitensi, oggi è Thanksgiving Day e quindi chiaramente ci hanno fornito dei video che tra poco potrete vedere. E, quindi sarà più che blended questo evento, diciamo cross mediale sotto diversi punti di vista. E questo è l'evento dove viene ufficialmente lanciato il GIM. Cos'è il GIM? È un osservatorio di ricerca, è nato dentro il centro di ricerca del Clio della Luis Guido Carli. È un osservatorio di ricerca che ha una formula un po' inedita perché vede un protagonismo su pari livello dell'università e dell'impresa. E l'impresa in questione è Italia Camp, che è un'organizzazione, noi ci piace definirci un'organizzazione di impatto perché non soltanto valutiamo progetti di impatto, ma sia in prima persona che accompagnandoci a dei partner progettiamo progetti di impatto e li sviluppiamo. E pensiamo che questo sia un tema che merita l'impegno al massimo sia delle aziende che dell'università e merita che queste cose vengano fatte insieme. Insieme è un po' la nostra cifra, il nostro modo di operare e ci piace andare avanti con delle sinergie ed è quello che abbiamo fatto con il GIM, di cui qua è presente il coordinamento scientifico che tra poco conoscerete e che ringraziamo per aver accettato di prendere parte a questa scommessa che non è banale. E ringraziamo anche i partner che ci hanno sostenuto nell'organizzazione di questo evento, che sono Deloitte e Arexpo, e ancora più a riprova della volontà di voler cooperare facendo, rendendo concreti dei modelli di collaborazione che non sono necessariamente scontati. E vediamo un attimo il programma. Ci sarà questa prima parte di inquadramento generale che sarà dove ci accompagnerà Cristiano Busco, che è qui con noi, è full professor all'University of Roehampton e alla Luis Guido Carli, nonché il coordinatore scientifico del GIM, e introdurrà appunto le voci internazionali che avremo con noi, e Antonio Solinas di Deloitte. Poi avremo un primo panel dove rimarrà sempre con noi Cristiano e ci aiuterà ad approfondire questo tema dal punto di vista delle aziende, cioè quello che fanno e quello che auspicabilmente dovranno fare per rendere realistico il paradigma dell'impatto. E poi avremo una parte che non è scritta nel programma ma è importante perché è il coffee break, quindi per quelli da casa che saranno diciamo liberi dalle cuffie e noi potremo fiattare un secondino e poi passeremo la parola a Costanza Consolandi, professoressa all'Università di Siena, anche lei parte del coordinamento scientifico del GIM, che invece ci porterà con l'aiuto di veramente valenti ospiti internazionali la prospettiva degli investitori di impatto e che guardano alla sostenibilità. E chiuso questo panel avremo, grazie alla nostra Elisabetta Scognamiglio, che è l'Head of Communities Domain di Italia Camp, ovvero il centro di competenza che si occupa proprio delle valutazioni e dei progetti di impatto, la call che
il lancio delle due call che sanciscono veramente l'avvio di questo centro di ricerca. E purtroppo non può essere con noi quest'oggi Fabrizio San Marco, purtroppo per noi, non per lui, perché è a Dubai con la nostra delegazione impegnata per Expo Dubai 2020, e in questo non ha potuto nemmeno collegarsi da remoto, perché in questo momento è proprio in aereo, quindi gli abbiamo detto: guarda, faccio un piccolo video di saluto che tra poco vedremo. E aggiungo altre due cose operative e una invece di onore di casa. La questione operativa è che questi dibattiti, questi panel sono aperti soprattutto investor perspective e corporate perspective, sono aperti agli interventi, quindi dopo un giro, diciamo, dei panelist formali si potrà intervenire dalla sala o si potrà intervenire da remoto. Alle persone che vorranno intervenire da remoto per proporre una suggestione o fare una domanda chiediamo di alzare la mano e poi al nostro service il compito di pinnarli e portarceli a schermo. E i microfoni, una infotecnica, verranno sanificati man mano che verranno utilizzati, quindi poi chiediamo alle persone che li utilizzeranno di passarli alla nostra Gloria, che con il service provvederà alla sanificazione. E un'ultima cosa: come Italia Camp siamo molto contenti di lanciare questo osservatorio proprio qua al Milano Luis Hub, perché il Milano Luis Hub nasce grazie al nostro impegno con un partenariato pubblico-privato che ci vede insieme al Comune di Milano, a ovviamente Luis e a Fondazione Gian Giacomo Brodolini. Questa location non troppi anni fa era una rimessa abbandonata. Nel nostro stile abbiamo voluto vedere cosa poteva diventare, abbiamo fatto sì che accadesse, e l'abbiamo fatto tramite una cooperazione pubblico-privato e tramite una collaborazione tra il privato, il pubblico e l'università, ed è proprio quello che poi vogliamo fare anche col GIM, quindi è doppiamente simbolico questo evento in questo luogo. E mi taccio per quasi tutto il resto dell'evento, interverrò soltanto, diciamo, a chiamare gli speaker, e chiedo al service di lanciare il video di Fabrizio San Marco che ci saluta brevissimamente. Grazie. Buongiorno a tutti, anche se la scenografia alle mie spalle mi tradisce, mi trovo a Dubai, negli Emirati Arabi, ed è sera, ma ci tenevo lo stesso a fare questo saluto di indirizzo proprio perché credo che i punti di attinenza tra il dibattito di oggi e la mia presenza qui in occasione dell'Expo di Dubai sia fortemente connessa. Questa esposizione universale è incentrata su tre temi che sono lo sviluppo economico, la mobilità e la sostenibilità. A mio avviso tre ingredienti fondamentali per il dibattito che sarà affrontato oggi, proprio perché con il nostro osservatorio, l'osservatorio che Italia Camp ha deciso di sostenere con Luis, abbiamo proprio deciso di mettere al centro il tema dell'impatto, provando anche ad avere una logica evolutiva rispetto al tema della sostenibilità, non c'è dubbio, ma sicuramente di strada se ne deve ancora compiere tanta. E quindi questo primo appuntamento si pone l'obiettivo di fare un po' il punto della situazione rispetto ai vari attori coinvolti su questi temi, quindi pubblico e privato, investitori e mondo corporate, per aiutarci anche a comprendere fino in fondo non solo il senso dell'attività che noi abbiamo messo in piedi, ma anche la direzione che intendiamo intraprendere con il supporto di tutti. Quindi consentitemi di ringraziare innanzitutto il gruppo di ricerca guidato dal professor Busco, che oggi guiderà anche i lavori, proprio perché i loro innesti, sia dal punto di vista dei temi che anche dal punto di vista delle connessioni, sono rilevanti ai fini dell'attività che stiamo provando a sviluppare con una logica di ricerca trasferibile, quindi non solo di ricerca pura. Permettetemi poi di ringraziare tutte le aziende, i main partner, quindi Deloitte e Arexpo, perché sicuramente questo tipo di attività ha bisogno di gambe, braccia e anche di casi concreti su cui far puntare l'attenzione. E quindi noi come Italia Camp giochiamo sempre il ruolo che più ci si addice, quello di connettore, e alla fine dei lavori con Elisabetta Scognamiglio, che è la nostra
esperta prima del tema dell'impatto, presenteremo e lanceremo due call che ci consentiranno di consolidare la direzione intrapresa. Mi limito a questo, ad un saluto che spero possa essere una legacy, un gancio, più che appunto un indirizzo di saluto, nell'idea che è tanto il percorso da dover compiere insieme, ma sicuramente farlo con partner come le persone presenti oggi in aula è sicuramente una sicurezza e una certezza in più per la solidità e credibilità di tutto quello che appunto emergerà. Buon lavoro a tutti. Bene, vi avevo promesso sarebbe stato breve, l'abbiamo girato più volte affinché fosse il più breve possibile. Chiamiamo Cristiano sul palco. È acceso. È acceso? Ok. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie Elisabetta per l'introduzione. Come è stato già detto abbondantemente, oggi è davvero una grande occasione per parlare di impatto e per parlare di una serie di aspetti che comunque sono connessi all'impatto e che le organizzazioni, le aziende contemporanee devono affrontare. Chiederei per iniziare la slide. Questo è un modello che noi abbiamo sviluppato, che noi abbiamo definito un pochino per sintetizzare i temi fondamentali che ruotano intorno all'impatto e per evidenziare alcuni aspetti che secondo noi fanno un po' parte del percorso, oggi si direbbe del journey, che moltissime aziende stanno compiendo per giungere all'impatto. Nel giro dei prossimi 5-6 minuti cercherò di sintetizzarvi un pochino l'essenza di questo modello che tocca quattro punti fondamentali: il purpose, la strategia, l'innovazione e l'impatto. Quando abbiamo iniziato a riflettere, a lavorare su questo modello, siamo stati stimolati anche da quello che è avvenuto un po' in Italia, nel contesto soprattutto del nuovo codice di corporate governance delle società quotate, no? Che mette al centro dell'attività del board, mette al centro dell'attività del leadership team il concetto di successo sostenibile, no? Quindi il raggiungimento del successo sostenibile che viene presentato come creazione di valore nel lungo periodo. Però, al di là di questa definizione, al di là di porre l'attenzione su questo concetto, il codice ci dice poco su cos'è valore, su cos'è creazione di valore, su cos'è successo sostenibile, lasciando quindi ad ogni organizzazione la necessità di interpretare questo concetto, lasciando ad ogni organizzazione la necessità di tradurlo in pratica concretamente. Ecco, secondo noi questo modellino sintetizza bene il percorso che molte aziende stanno compiendo e che tutte le aziende dovranno compiere verso il loro successo sostenibile, verso l'interpretazione del concetto di successo sostenibile. Purpose, strategia, innovazione e impatto rappresentano le parole chiave di un circuito, se volete, maieutico, no? Perché è un circuito che chiaramente richiede di rispondere ad una serie di domande importanti. Quindi prima è necessaria la capacità di porsi queste domande, poi ovviamente è importantissimo saper rispondere. Partendo dal purpose, no? La ragione d'essere di un'azienda, il perché un'azienda, un'organizzazione esiste. Questo rappresenta sicuramente il punto di partenza perché impone alle organizzazioni il guardarsi dentro, impone alle organizzazioni di ascoltare chi opera all'interno dell'organizzazione stessa, ascoltare gli stakeholder esterni per definire una ragione d'essere, un perché per l'azienda. Poi è chiaro che questo perché, che diventa poi anche una promessa fatta ai mercati da parte degli amministratori delegati piuttosto che da parte del board, questa promessa fatta ai mercati, questo perché dell'essenza
dell'azienda deve trovare una concreta traduzione nelle strategie aziendali. Quindi deve necessariamente, attraverso un percorso di mediazione tra i vari stakeholder, attraverso un percorso di visualizzazione all'interno di specifiche strategie, trovare una traduzione concreta, operativa, scaricarsi nell'ambito di un piano industriale, nell'ambito di un piano strategico che inevitabilmente va a toccare la strategia aziendale. Beh, sono sicuro che voi sarete d'accordo con me nel riflettere sul fatto che ultimamente le strategie di aziende, non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale, come vedremo successivamente, cercano di coniugare alcuni aspetti fondamentali, ed in particolare la necessità di innovare con la necessità di essere sostenibili, no? Alcune aziende hanno anche unito questi due aspetti parlando di innovability, no? se ci pensate bene. Quindi la necessità di continuare questo percorso verso l'operazionalizzazione, quindi la traduzione in chiave concreta di cosa successo sostenibile possa significare, inevitabilmente passa attraverso la operazionalizzazione delle strategie in innovazione sostenibile, in innovazione in grado di essere ingaggiante, no? Prima di impattante, quindi capace di andare ad toccare dei risultati e comunque a raggiungere delle performance per una platea di stakeholder piuttosto diversificata. È chiaro che questa innovazione deve poi trovare dei risultati concreti, dei risultati di impatto, quindi le aziende devono muoversi per la realizzazione della cosiddetta impactful innovation, innovazione di impatto, e questo impatto deve essere non solo misurato, ma poi ne parleremo successivamente, anche probabilmente tradotto in termini quantitativi e, perché no, anche monetizzato. Alcuni auspicano anche questo importante passaggio. Quindi, se volete, possiamo sintetizzare questo breve modello con una prima parte che di fatto si sintetizza una sorta di purposeful strategy, no? Quindi di strategia collegata al purpose, e qui il ruolo è ovviamente quello del leadership team, del board, dell'amministratore delegato, piuttosto che dei board of directors, che chiaramente devono offrire una leadership fondata sul purpose dell'organizzazione. Questo però non basta, perché questa promessa fatta agli stakeholder, questa promessa fatta ai mercati, deve trovare concreta attuazione attraverso impactful innovation, no? E quindi attraverso innovazioni che siano impattanti e che siano in grado, per poter raggiungere il successo sostenibile, quindi la creazione di valore di lungo periodo che vedete al centro del modello stesso, di poter offrire dei risultati rilevanti per una molteplicità e eterogeneità di stakeholder. Qui chiaramente poi il discorso è lungo e lo affronteremo magari nei dibattiti di oggi e anche successivamente, no? Quando noi parliamo di valore, sicuramente dobbiamo avere un'idea di valore creato piuttosto ampia. Molteplici sono i capitali che noi dobbiamo riuscire ad analizzare, così come dobbiamo apprezzarne l'integrazione tra gli stessi. Quindi non è soltanto il valore come concetto olistico, ma anche la creazione di quel valore come concetto integrato di connessione di diversi e diverse tipologie di capitali. Tutto si chiude, l'abbiamo detto, con l'impatto, e quindi il percorso dal purpose all'impatto, il journey dal purpose all'impatto, ci chiede di in qualche modo misurare, monetizzare eventualmente quali sono i risultati associati alle promesse che abbiamo fatto. E quindi il famoso purpose dal quale noi siamo partiti deve trovare concreta misurazione, attuazione e valorizzazione nell'impatto che l'azienda, l'organizzazione è in grado di perseguire. Ecco, questa era una sintesi del modellino, che offre sicuramente degli spunti di riflessione importanti per la nostra giornata. Ora io procederei con
alcune riflessioni che abbiamo avuto modo di scambiare con i colleghi che Elisabetta prima ha presentato. Oggi è Thanksgiving Day negli Stati Uniti, quindi non possono essere con noi al di là della differenza di fuso orario, e quindi li ho intervistati nei giorni precedenti, e adesso vi proponiamo alcuni brani di questa intervista. Partirei con Jed Emerson, che è Global Lead Impact Investing di Tiedemann, e è autore soprattutto di un testo, Purpose of Capital, che sicuramente ben si inserisce con le discussioni della nostra giornata. La prima domanda che ho fatto a Jed Emerson partiva appunto da questo modello che vi ho appena presentato, e gli ho chiesto di soffermarsi sul purpose, proprio perché lui ha realizzato e prodotto questo testo Purpose of Capital. La prima domanda in particolare gli ho chiesto di collegare il concetto del purpose alle logiche delle realtà corporate, e quindi di offrire una sua visione di come l'attenzione verso il purpose nelle aziende americane, ma anche ovviamente europee, cambia il modo di interpretare la governance, il management e quindi la gestione delle aziende stesse. Io partirei con il primo video. Thank you. Well, it's a pleasure to be here in this conversation with yourself and with Paul. I guess I would begin by simply affirming the critical importance of this question of purpose in order to understand what it is that we seek to measure and what we're trying to manage for. Martin Luther King Jr. talked about the danger of guided missiles and misguided men. And I think in impact investing, in recent years, we've seen so much focus on metrics, definitions, structure, of capital, and very little discussion in some ways with regard to purpose and what are we fundamentally trying to achieve by virtue of the tools and the instruments and the financial vehicles that we're bringing forward. And so I think the first thing is to help us recognize that purpose is not something that you kind of go to one weekend retreat and you have on the board at the end of a day of conversation, and then you kind of have that in the entry hall and it's done. Purpose is evolving. It is a process of testing, reflection, and consideration as you kind of grapple with the challenge of executing into practice. That experience of being in the world and attempting to be present with purpose within a company is part of how we shape our understanding of purpose itself, because the process of engagement shows you the work that you have yet to do, and it highlights areas that are problematic. And so this is the opportunity, is to recognize that when we talk about stakeholder voice as a part of the engagement around defining purpose, it's important that we recognize that this is a dynamic process of the pursuit of purpose, and that we need to understand that there is an answer, but the answer is only temporary until we settle with the next set of questions that bring us then to a deeper appreciation of purpose in a new way based on what has happened in the previous 6 months or a year or 2 years or whatever the time horizon might be. And so purpose becomes critical both in the form of allowing the company to think collectively about who are our stakeholders, how do we make sure that their voice is heard, but also how do each of us individually keep ourselves open to the process of becoming and becoming more deeply connected with purpose. In my last book, The Purpose of Capital, which is free on the Purpose of Capital website, I'm not just promoting the book, I talk a lot about the notion of mutual impact and the idea that by being engaged, we ourselves become transformed and have a deeper grounding in purpose by virtue of the work that we're engaged in as a community. And so the company becomes that community for us with a permeable boundary where we understand that it isn't simply
the actors and stakeholders within the walls of the company, but the broader set of actors, the broader stakeholder group that needs to be engaged in this exploration of purpose. Ecco, dopo questa diciamo risposta sul purpose da un punto di vista di connessione con le aziende, visto il suo testo che lui stesso ha richiamato, Purpose of Capital, la breve domanda che ho posto successivamente appunto è quella correlata al purpose per gli investors, no? Quindi cosa implica l'attenzione alle tematiche del purpose per gli investitori? Prego. The development of this conversation around purpose relative to capital has been in some ways inspiring to see how it's evolved, and in other ways disappointing. And what I mean by this is that if we go back some number of years, the conversation around the purpose of capital was very clear. The purpose of capital is to have more capital. And so the purpose of capital is really self-replication. And so how much more money did you get? In business school, we would teach that the purpose of capital is to seek its highest and best use. And that was understood to be the greatest financial return for the least amount of risk and illiquidity exposure to an investment. And so what's been interesting to see evolve over these last few years is an understanding that that's really simply a starting place to think about the purpose of capital, that if the purpose of capital is just growth and its own replication, as Edward Abbey said, the author, unlimited growth is the ideology of a cancer cell. And what we're really talking about is regenerative growth, reparative growth, healing processes of capital to be used really as a vehicle, as a tool for, in some ways, helping heal the earth from the shortcomings of traditional financial capitalism and what we've allowed to take place in the name of a purpose of capital as being simply growth alone, as opposed to sustainable growth with the power of impact, the understanding of performance as being financial performance of different types, but with the generation of multiple returns representing social and environmental factors. And as we move into that discussion, what's interesting is that it's clear that each of us have to grapple with that question of either as an asset owner or a fiduciary of capital, how do we understand its fundamental purpose for the processes that we're engaging in as we oversee the deployment of that capital? And when we think about capital, we usually think historically about it's a bifurcated value proposition. You're either trying to make money or you're trying to give it away. You invest with a grant or you invest with a market rate instrument. And I think that what we have seen over time is the shortcoming of that bifurcated frame, because it asks you to believe that how you make your money is disconnected from the value you're ultimately trying to create in the world, and that it's okay to invest in things in some ways that are antithetical to what you claim to believe or the purpose that you claim to be advancing. And so what has happened, I think, especially in the last 5 years on a mainstream basis, but the last 20 years on the fringes, has been a whole host of asset owners and capital managers reframing this question of the purpose of capital and saying the purpose is actually to optimize total integrated value, to generate blended value in terms of the return, and that we track that in both quantitative and qualitative ways in order to understand the full value that we're bringing forward as a function of how we deploy that capital in the world. And so this is where the conversation, I think, in some ways, we've been very good at exploring that. In other ways, I think the mainstream conversation of this within impact investing really has a long way to go, because people start and end with the presumption that, in fact,
we're here to do impact investing. We want to get competitive market rate returns, and anything that falls beneath that is somehow a failure or not effective performance of capital, when in fact we need to recognize that capital can function at, you know, philanthropic, near market and market rate levels. And it depends on the purpose of what you're trying to achieve as to where you should place yourself on that continuum. Ecco, se Jed Emerson, che quindi è stato anche autore del libro Purpose of Capital, si è soffermato un pochino di più sulla parte iniziale di quel famoso journey, di quel famoso modellino che abbiamo visto prima, e quindi sulla parte del purpose, sia a livello investor che a livello corporate, comunque ha toccato aspetti importanti parlando di chiaramente concetto di valore, quindi creazione di valore, così come collegato ai valori invece del purpose, che sono sintetizzati nel purpose. Quindi queste sono riflessioni dove un po' il valore e i valori si incontrano, e chiaramente il valore e i valori dei vari stakeholder, degli shareholder, sono un qualcosa che probabilmente deve essere mediato, ma avremo modo di parlarne di questo. Se con lui abbiamo parlato di purpose, con il prossimo ospite, Paul Ehrman, che è CEO e founder di HIP Investor, nonché l'editor di il Global Handbook of Impact Investing, beh, con lui ci focalizziamo un pochino sul punto d'arrivo di questo journey, sul punto d'arrivo di questo loop che abbiamo visto precedentemente, quindi sul concetto di impact management. La prima domanda è di nuovo connessa a come la misurazione, la gestione dell'impatto si inserisce nelle logiche corporate, nelle logiche aziendali. Prego. Grazie Cristiano e buongiorno amici. I'm pleased to be here and appreciate all the work of ItaliaCom, especially as it focuses on innovation. And those innovations were captured in the book, The Global Handbook of Impact Investing, to which several contributors from ItaliaCam helped co-author. So I hope you will explore that book, which has 6 chapters on impact measurement. It's a very important responsibility to create a company. A company is made up of people. It is engages with the planet, and it engenders trust. And so these 3 factors of people and planet and trust are essential to measure and to track the improvement over time. And those factors also are what allow money to be made. So all the way back to the Renaissance, innovation has been important. And from Leonardo da Vinci to today, where there's innovators in ItaliaCam, the products we create a net positive or net negative impact on society. And so it's important to track the human capital, and that human capital can also have a financial value. And that's a financial value to a company, and it's a financial value to an investor. And one of the problems with accounting statements, which I believe all the way go back hundreds of years, starting in Italia, is that while land, labor, and capital are inputs, labor is a cost on the income statement. It's not an asset on the balance sheet. So from a company point of view, a CEO, an entrepreneur, or from an investor, understanding what the value of human capital is super important. And metrics. How much do you pay employees, which again is an investment in innovation to be engendered. And employee turnover is a signal that something's not working inside the company or with the whole model. So the value of human capital is extremely important, and a
euro invested in an employee can return more than a euro in products. In the United States, there's a story, there's a research paper about diversity, having a diverse team of gender, of race, of age. And the companies with higher diversity actually innovate more products, patent more products, and thus you could make more money on innovative products. And you can see this in a variety of companies in the European Union. That includes companies like Unilever, which is making products to solve everyday problems. So as Jed introduced, what is the purpose and what problems are we solving? We have five crises of our time. We have a health crisis with COVID. We have a wealth crisis with equal pay for everybody. We have a earth crisis with climate and the climate change. We have an equality crisis, not only men and women, but also across nationalities. And we have a trust crisis. And when citizens are asked who they trust most, today they trust business the most. They don't trust government most. They don't trust even nonprofits as much as business. And when you ask citizens who's the most competent, they also say business. So it will be up to business and investors to lead the way to solve problems, but not independent of government and nonprofits. And so a multi-sector approach, knowing how you solve a government problem like health or wealth or earth or equality or trust, which are five pillars of impact, will be important, and especially in solving climate change. So the measurement of this can be data driven. We have satellites that can observe deforestation. The science-based targets of what is possible. We cannot use more than one Earth's of resources, which we are doing today in most high-income economies. And the willingness to hold people accountable through scorecards of impact is now being baked into actual term sheets of investors. They're being baked into bonds, like green bonds, issued by sovereigns, as well as states and corporations. They're being, hurdle rates are being established for what is not only the financial hurdle rate of whether I should invest or not, but what is the impact hurdle rate? Is this net positive or net negative? And so in the year 2021, we've had a rush to commitments of net zero climate emissions. We now need a rush to absolute zero, to eliminate climate emit to greenhouse gas emissions, to achieve our highest potential of our people, and to do things in a trustworthy way so that you don't get sued. And one of the things we've learned at Hip Investor, my firm, over 15 years is companies with the highest paid CEOs are the most underperforming. Companies that get sued the most are the most risky and lag in shareholder return. And so as entrepreneurs and investors at ItaliaCamp, it's up to you to innovate the best products, embracing the birth of the Renaissance again, to hire the best people and to ensure they're engaged, to focus them on the sustainable development goals, which can be measurable, and to help solve the five crises of our time. Ecco, mi informano che da remoto c'è una domanda piuttosto che richiesta di approfondimento, cosa che faremo durante il corso della mattinata, in merito a misurare o monetizzare, no? L'impatto. Questa è proprio la seconda domanda che io avevo posto a Paul Herman, quindi sicuramente poi ci ritorneremo, ma una prima risposta su misurazione e monetizzazione, misurazione o monetizzazione, ce la dà proprio Paul Herman. Prego. This is a fascinating topic. It's easy in our world of capital markets, of several hundred trillion dollars of capital markets today, to seek to monetize. And that may be the case to gain everybody's attention
of its importance. So certainly we need to measure. It sounds like we're in agreement that we need to measure people, measure the planet, measure trust. But one of the things when you talk about measuring people and let's say putting human capital on the balance sheet as an asset, there's a sensitivity to, does that connote slavery? Do you own a person? And no, we don't own people. But in finance and accounting, you do own the productive capacity of the asset that you are leasing. And so companies like DHL or Federal Express do put the aircraft leasing cost on their balance sheet. Or retail shops do put the capital improvements of their on their balance sheet of retail spaces that they lease but not own. So it is possible, and there's academic papers that show how to do this, including from intellectual property experts from the 1960s and 1970s. And there's even a Harvard Business Review of how to put people on the balance sheet as an asset. Then we come to the planet. So we have, how do we value greenhouse gas emissions? How do we, in the new European Union taxonomy that is asking for biodiversity metrics, how do we measure biodiversity impacts from a company like Pirelli or ENEL? Or how do we do that? And there's not really a great way to do that, even with the satellites that Google and Tesla are tapping into to measure deforestation. But there is a carbon cost that has been calculated. And some of that is an environmental cost. And some of that is also called the social cost of carbon. And the price for this varies, has varied over now 15 years. The price of carbon markets in Europe and in the US where they have existed has ranged from 20 euros, well, as low as 10 euros to 40 or 50 euros. Oil company, energy company Shell uses 80 euros per greenhouse gas ton. And the estimated cost of social cost of asthma and wellness and other health impacts ranges up to 200 euros per ton. So there is a monetization that will probably be needed to help focus the mind, since we don't, one of my favorite measurements now of greenhouse gas action required, climate action required, is we hear about 1.5 degrees Celsius or 2 degrees Celsius. What does that mean? It means that if you took your temperature right now and you compared your body temperature to another 1.5 or 2 degrees Celsius, you would have a fever or you would be very sick. And if we invest going forward the way that we're investing historically, Natixis, the European-based financial institution, would say, we're investing in a +4 or +5 degrees Celsius world. And that would mean either if you applied that to your body temperature, you would have Ebola or you would die. So these measurements help us focus the mind. But in our capitalist economy, we do need to monetize it. When I worked at Ashoka, though, we funded social entrepreneurs in healthcare, which can be monetized, even though the more you spend on healthcare, theoretically, the sicker you are. So there's a contrast there about monetizing health outcomes. But you also have daily adjusted life years as a metric. That is used in global healthcare. We funded environmental entrepreneurs, and so there were monetizations of environmental impacts to help bridge to solutions with business. But one thing we never wanted to monetize was human rights. Human rights should not be monetized. They should be measured. So the ability of people to have free speech, the ability of people to vote openly, the ability of people to have trust. If we get to a point of monetization, and there's some risks of this now in monitoring social behavior and gaining points
like is happening in China, we have some new risks and challenges to address. So what I will end this monetization versus measurement conversation on is there's a return on investment financially for every impact. And nearly all of those are positive return on investment. If you think that complain about paying people more, think about the innovation that they can bring by paying them more. Think about the innovation when people have time off to regenerate and recuperate, and the new energy that they can bring when they return to work. Think about the cost of 5-degree climate change versus 1-degree climate change. They're order of magnitude different. So we may need to apply accounting and finance, engineering and quantification, but that is because we are humans, and humans respond to risk, or humans respond to greed. And so we need to find the right mix of monetization that changes our behavior. And that's the key, is what is the method to change the behavior? So younger people today, I think, don't need a monetization of climate change. They're motivated. But older people may need a monetization. And so it may be audience specific as well. And we can debate the accounting and the monetization. But I think, as Jed might agree as well, we have all the solution. We have most of the solutions we need today to solve the five crises of our time, including climate action. We just don't have the human behavior change. And so the human behavior change sometimes requires a unique system, not only like impact measurement to help prioritize it, but like impact monetization. Ok, ovviamente quello del la riflessione sulla misurazione e monetizzazione dell'impatto è un dibattito piuttosto articolato e complesso, e ci sono diversi punti di vista anche in questa sala da questo punto di vista. E sicuramente quello che possiamo mettere in evidenza è che questa misurazione, che in alcuni casi può diventare monetizzazione, dipende anche molto dalla qualità delle pratiche e dei sistemi per poterlo fare. Cioè, occorre migliorare tutta una serie di sistemi e pratiche di accounting for impact da questo punto di vista per poter riflettere in maniera ancora più approfondita su questa tematica. Mi viene in mente il progetto Impact Weighted Account di Harvard Business School, che proprio si focalizza su questi aspetti e che cerca di portare un contributo alla discussione offrendo delle riflessioni diciamo di miglioramento a livello di pratica. Bene, io ora passerei e chiamerei con me sul palco il dottor Antonio Solinas, che è CEO di Deloitte Financial Advisory, per concludere questa parte. Grazie per essere qui con noi. Innanzitutto, più comodo di persona. Sì, beh, sì. Però non mi puoi tagliare. Ed è un piacere quindi poter ospitare un tuo intervento qua. E, come hai visto un pochino prima, abbiamo un po' introdotto le conversazioni odierne con quel modellino, no? Che un po' cercava di sintetizzare e rappresentare quello che è il percorso che tante organizzazioni, tante aziende stanno compiendo, no? Questo percorso dal purpose all'impatto, che inevitabilmente si deve soffermare su alcune stazioni intermedie, quella della traduzione nel piano industriale, nella strategia, e quella nel coinvolgimento dell'innovazione, che diventano poi fondamentali per passare dalle aspirazioni del purpose alla concretezza dell'impatto, se così vogliamo dire. E quindi io volevo aprire questa nostra conversazione chiedendoti un pochino una riflessione su quello che è il contributo che eventualmente l'innovazione, le tematiche che ruotano intorno all'innovazione possono avere sui processi di impatto, sulla ormai attenzione delle nostre aziende a raggiungere quello che è, no, il successo sostenibile che poi gli viene richiesto. Grazie, grazie per averci invitato e essere sponsor di questa iniziativa.
Ringrazio anche per essere qui. Volevo spendere due parole sullo spazio che vedo oggi per la prima volta, Luis Hub, e le spendo perché, se vogliamo parlare di impatto, mi spiace per chi oggi non è qua ma è via Zoom, questa è la sintesi di che cosa forse vorremmo fare nell'economia del nostro paese. Qui vedo tutto, c'è la sostenibilità di uno spazio che è stato recuperato, il pubblico e il privato che lavorano insieme, ci sono tanti ragazzi, quindi formazione dei ragazzi, un ambiente molto diverse che non si vede normalmente, quindi complimenti. E uso questo per dire che l'impatto e l'innovazione è già con noi. Tu parlavi di un journey, non siamo al check-in, siamo già in una fase avanzata, e a me chi non l'ha capito e che sta ancora pensando che sia un qualcosa da visionari che verrà, temo che stia perdendo un po' il treno. Oggi si parlava di purpose, mi è venuto in mente con l'intervento un CEO 10 anni fa che andava in giro in una sala con due alzati, 20% growth, questo era il purpose 10 anni fa. Penso che oggi venderebbero tutte le sue azioni dopo. Perché? Perché quello che tu devi comunicare oggi è cosa stai innovando, cosa stai cambiando, come la tua azienda vuole raccogliere le sfide del momento. E questo per diversi aspetti. Paul Erman, l'ho seguito con attenzione, ha citato diverse crisi, mi sono anche perso, io arrivo al climate crisis, arrivo al Covid, trust, ti ho indicato 7. Attenzione, le crisi necessitano non solo la volontà di crescere, ma di cambiare quello che stai facendo, di cambiare i modelli operativi. Fuori la richiesta per le aziende, i modelli di consumo sono cambiati perché le crisi cambiano. Se noi dobbiamo rispondere al climate crisis, noi dobbiamo capire che ci sono delle persone che consumeranno in modo diverso. O le nostre aziende cambiano i modelli operativi o non potranno crescere, che poi capito che è la sintesi di tutto, ma è un numero di pagina. E questo è fondamentale. Quindi innovazione al centro di tutto, e questo ci viene ricordato da tanti. Voglio citarne tre. Uno, gli investitori. Io come Deloitte, noi seguiamo investitori e aziende nelle fasi di crescita o di superamento di una crisi, quindi incontriamo gli investitori. Gli investitori vogliono incontrare aziende che hanno qualcosa di nuovo da dire, che hanno una tecnologia, che hanno un modello operativo nuovo, poi guardano anche i dati, l'EBITDA che si guardava un tempo, bellissimi indicatori, va bene, ma cosa c'è dietro? Quindi l'innovazione è fondamentale. E ci viene ricordata un altro passaggio, oggi vi voglio dare solo degli esempi, degli argomenti anche per le sessioni successive. Confindustria, Banca d'Italia, Presidente della Repubblica, parlo delle massime istituzioni, negli ultimi mesi parlano di piani a 5-10 anni. Guardate che incredibile. Fino a poco tempo fa, quando l'accounting dominava, c'era un'idea di solidità del dato. Cioè, quello che importava è tu mi stai dando qualcosa che io posso prevedere con certezza. Quindi il budget è un anno, cioè, certo è solido se fatto bene, però non mi dà visione. Quando le istituzioni ti dicono 5-10 anni, vuol dire guarda che devi pensare a qualcosa di nuovo, e pensare a qualcosa di nuovo ci vuole il tempo. Qui ci sono dei ragazzi che stanno lavorando notte e giorno, poi pensiamo che in un giorno facciano tutto, no, è un percorso lungo. E quindi innovazione vuol dire anche attraverso un modello a medio-lungo termine di 5-10 anni, tanto per dare un periodo. Poi può essere più breve, ma quella è la spinta. Altre spinte, il PNRR, ne parlano tutti. Tutti ricordano quante cifre sono, 20 cifre di miliardi che arrivano. Invece voglio darvi un altro angolo e voglio modificare anche da piano nazionale di rilancio e resilienza, lo chiamo patto nazionale di rilancio e resilienza. È un patto tra tutti i soggetti dell'ecosistema economico di questo paese, ma dell'economia europea. È un patto dove dobbiamo fare qualcosa di diverso.
non è un sistema per prendere dei soldi e controllare che non vengano spesi male, poi questo è evidente che è necessario, però è un patto per dire dobbiamo fare qualcosa di diverso e per la prima volta io vedo un regolamento che non ti dice solo come fare, che moduli compilare, ma ti dà delle chiare indicazioni. E le indicazioni sono evidenti: digitalizzazione, sostenibilità, investimento al sud per riportarlo, perché non puoi permetterti due dimensioni in uno stesso paese, vuol dire spinta sulla formazione. Quindi, come quando a scuola ti danno il tema, questo è il tema, non sono le regole. Adesso dobbiamo realizzarlo e tutte le aziende investitori cercare portare avanti. Quindi il PNRR, il patto, come lo chiamo io, dà queste indicazioni forti e dà anche delle combinazioni. Vi do un altro spunto di riflessione per la giornata di oggi. Il 20% è indirizzato alla digitalizzazione. Il 37% ha iniziative che abbiano una visione green. Quindi ti sta dando una vista. Devi combinare gli strumenti con un obiettivo, un purpose. Ho bisogno della digitalizzazione per superare la crisi che richiamava Paul Erman. Guardate che se leggete il PNRR, al di là dei numeri e al di là delle complessità, in questo modo, quindi come un piano per innovare, è uno strumento incredibile che non abbiamo mai visto. E l'altro elemento su come realizzare questo impact, che era la tua domanda, è attenzione che anche lì i sistemi di misurazione dell'impatto, che a oggi possono sembrare abbastanza eterei e non sulla realtà, sono molto pratici. Poi per fortuna c'è qualcuno che li sta studiando per affinarli. Però l'impact investing, quindi ci sono delle istituzioni, delle società che non misurano soltanto i parametri economici, ma misurano i parametri di sostenibilità, sono già nell'economia reale. Verranno affinati, però quello c'è già e oggi lo vedremo, ho visto nell'agenda, sicuramente come misurarlo. Però attenzione che viene già misurato. Quindi dobbiamo essere già pronti ad essere scrutinati in quel modo e avere una capacità di presentare un valore. Prima, 10 anni fa, ho fatto quell'esempio, ritorno, l'ROI era l'unico indicatore, tutti basavano su quello. Oggi dovremmo avere degli altri indicatori che oggi vedremo per la prima volta, per alcuni, e qualcuno come te ci sta studiando, però sono quelli con cui ci presenteremo, saranno i biglietti da visita delle nostre aziende. Quindi vi ho dato un po' gli investitori, il PNRR, le misurazioni che sono già nelle aziende come elementi per dire non siamo in una fase iniziale, siamo già a velocità sostenuta sul nostro treno e mi raccomando non perderlo perché bisogna correre tanto. Ecco, ti rubo soltanto altri 2-3 minuti se posso per un'ulteriore riflessione. È chiaro che noi abbiamo avuto una grande spinta, no? Il PNRR è qua per questo, la pandemia chiaramente ci impone un cambiamento di modelli, di pratiche, tutti qua siamo pronti, diciamo, a lavorare, no? Per creare questo contesto che poi possa fare da cornice alle aziende per poter cambiare passo nel senso da te ricordato. Ecco, la domanda che volevo farti è, perché tu sei in contatto con le aziende quotidianamente, a differenza di noi accademici un po' meno, no? Sono pronte le aziende, cioè lo fanno perché il contesto glielo chiede, lo fanno perché iniziano a crederci, hanno di fronte sfide comunque molto difficili anche a livello di cambiamento culturale. È una reazione quella delle aziende oppure vedi in loro comunque la motivazione, l'entusiasmo, la forza di chi ci crede piuttosto che invece che subisce questo cambiamento? Molte lo subiscono, tanto per essere pratici e non voler raccontarci dei film che non ci sono. Chi è più esposta, ad esempio investitori più evoluti,
non voglio dire solo stranieri, ma diversi. Cioè qualcuno che ha una propensione diversa, e normalmente lo straniero solo per una cultura diversa ce l'ha, sicuramente sono più avanti. E un tema fondamentale che di nuovo Paul Erman ha richiamato è la diversity, che io intendo in modo allargato. Sicuramente se tu hai un ambiente, e lo vedi, molti board dove partecipiamo, se hai sempre le stesse persone che fanno lo stesso mestiere da tanti anni e l'età non aiuta, oltre che il genere, lo vedono come un'imposizione. Quando l'ambiente è molto diverso, sia dal punto di vista del genere, ma anche dell'età, è naturale. Si vede che è naturale e non è assolutamente una forzatura. Ritornando a Louis Hub, stamattina ho fatto un giro, c'è uno spazio per i ragazzi prima della graduation, che frequentano le scuole superiori. Per me è incredibile, è fantastico. Cioè veramente aver capito che la forza è lì, perché se tu parli con quei ragazzi, e noi ad esempio, noi come Deloitte li portiamo in azienda, noi portiamo delle persone di 16-17 anni in azienda, sono quelle che quando tu ci parli capisci che per loro è naturale e devi lavorare su quello. Le aziende che stanno facendo così, prima si citava Unilever, ma ce ne sono anche di molto più piccole, radicate in spazi anche d'Italia, non quelli normali, per queste conversazioni, quindi non Milano, ma magari Lecce o altre aree, vi assicuro che è molto più dinamica questa conversazione. Grazie ancora Antonio per il tuo contributo. E, non so se lascio la parola ad Elisabetta. Sì. Grazie Antonio, e ci facciamo cedere il passo al tuo collega Francesco Checcacci, che sale sul palco per il prossimo panel. Grazie mille. E insieme a Francesco Checcacci abbiamo Alberto Mina, che chiamo sul palco, che è il direttore delle relazioni istituzionali della comunicazione e del marketing di Arexpo. Arexpo potremmo definire una operazione impact by default, cioè senza nemmeno dirlo esplicitamente. Scusate, salgo sul palco, ma giusto per l'inquadratura poi riscendo. Chiamo anche Alessandro Rizzello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Alessandro è anche coautore insieme al nostro team Impact di un paper sulla readiness per gli investimenti d'impatto delle startup italiane, che è anche stato recentemente circolato sulla stampa italiana, e tra l'altro paper pubblicato nel book curato appunto da Paul Erman, che è intervenuto. E poi scusandomi subito per la pronuncia, nonostante il mio Erasmus in Olanda non riesco a pronunciare con la certezza Tjerd Krumpelman, che si collega da remoto e che ringraziamo per essere qui. Grazie, prego Cristiano. Grazie mille. Ecco, io direi che hi Tjerd, good morning. I don't think we can hear you. Hi Cristiano, hi, good morning, good to be here. That's fine. Now I can hear you in a clear way. I would, Tjerd, we are going to run the second part of the panel in Italian. So I think what the best thing to do for us is just to, for me to engage in a conversation with you at the beginning on the panel, and then of course we will continue in Italian. So I guess we will greet you. I know you're very busy today, and I want to thank you for these 20 minutes or so that you managed to squeeze in your diary for us. Well, I'm very happy to be here, and I'm sorry I'm not there in person. I would have loved to visit you again. And I was following the first part of the session, but the Italian is going a little fast for me. So if we can do my bit in English, that would be great. Okay, Tjerd. And I want to emphasize that Tjerd is not only working for ABN AMRO in terms of engagement and reporting, but he's also the chair
of the Value Reporting Foundation Group for Strategy and Integrated Thinking. And we're working together with TIRD, having discussions around sustainability, impact, integrated thinking with a number of organizations around the globe. So this is a fascinating journey that I share with TIRD, and it's really a great experience. Having said that, TIRD, today we're going to talk a little bit about ABN AMRO. So you have a different hat today, and that's fantastic. You know, the little model that I have presented at the very beginning of our workshop today, and you know the model that links in a loop the purpose of an organization, the purpose of an enterprise, strategy, innovation, and an impact. And you know also very well, because we shared this discussion together, that in the Italian landscape we have this very interesting concept of sustainable success, which is a pillar of the new corporate governance code of the organizations which are listed in the Italian Stock Exchange, right? So the leadership team, the board of directors, the CEO of large Italian organization need to look for sustainable success. But sustainable success, of course, it talks about value creation, talks about a long-term journey that every company has to embrace, and every single company has to interpret. So starting from that model, and knowing that ABN AMRO is it's a very valuable example, it's a best practice on many of these aspects, I would like to open up the conversation with you asking about the first element of that model, which is corporate purpose, right? The raison d'être of the organization. So what can you tell me a little bit about you know, how ABN AMRO has had approached actually to these in the previous years, and so how corporate purpose was finalized and used as a starting point of your journey? Yes, thank you for the question, Cristiano. And I really like the model that you have presented and that you've developed. And I think I can recognize a lot of the steps that we have taken from an ABN AMRO perspective on that journey. And you're very right. It should start with purpose. It doesn't always start with purpose, but that is where it should start. If it starts with, we've also done an attempt earlier, back in 2015, where we started with strategy and then tried to adopt it to a new purpose. That failed. So in 2017, 2018, we did the process again. And this time we started from purpose. The executive team of the bank, together with some external help and different stakeholders, they developed this narrative. And from that narrative, they developed their purpose, or our purpose. And the purpose became banking for better for generations to come. Now, for me, it's not so much what it says in the purpose, but it's what we mean by it, and how from that purpose, we have developed a new strategy. And from that strategy, we have developed new products and services and new ways of steering and measuring and reporting within the bank. But the starting point this time was really right. Together with a relatively new executive committee and board, they developed this narrative, this story around the purpose, saying, what do we really want to do here? And we want to bank for better for generations to come. Now, from my perspective, also a little bit pointing out to the integrated thinking topic where you and I are so passionate about, this was already a very integrated approach. So embedding elements of sustainability, elements of stakeholders, elements of even materiality into the purpose of the bank. Because we are a bank, it should start with banking, or it should have an element of banking. And the generations to come, and the better part, is related to the sustainability aspect.
Thanks, Theard. Not only you are a bank, but you are a very important bank in the European landscape, I would say. And I am extremely fascinated, knowing a little bit of background, knowing you and knowing the some people at ABN AMRO, about the next step, which is basically the what I like to call it purposeful leadership, right? So basically, how the purpose gets translated into a strategic plan, how purpose gets discussed within the board of directors, and especially, you know, the understanding of these by the CEO and the leadership team. I know that this is happening at ABN AMRO, so and it doesn't always happen everywhere. So I think it would be very interesting for our audience to hear from you how this translation from, you know, paper to a strategy so how purpose get eventually translated into a strategic plan, and eventually what is, you know, the role of the board, the role of a very illuminate CEO that that you have at ABN AMRO, who is in charge in Italy, will be in charge of achieving sustainable success eventually, right? So how he's interpreting this, the board is embracing the purpose journey towards impact. Yeah, and it starts in our case, at least, and I think there's multiple ways of getting there, but in our case it started with a very passionate CEO who took ownership of the topic, but also included his entire board. So this is not a one-person topic. It is embraced by the entire board, and that was helpful in the strategy process. So in setting the new strategy, setting also the new structure for the bank, involving all executive committee and board members in this new structure, starting with this new purpose, that was really powerful. But I have to admit, it really started with this CEO putting it on the agenda, driving it, mentioning it to in every conversation that he had. And I like to call that, you know, leadership and lead by example. So if it's in our case, the change was so big, if it had not been driven and supported by our CEO, it would have been very challenging. And this is something that we learned from a previous strategy change and purpose change as well, which actually failed because it did not have the support of the full executive committee. So we did better this time. And immediately following on purpose, I would also recommend not to leave it too long, come up with a clear strategy, clear KPIs, clear activities, what you're actually going to do to give meaning and to give concrete examples. We like to call them proof points to both your purpose and your strategy. And this was very close. This was actually an order from the top. We can come up with almost any strategy as long as it's in line with the purpose, and we clearly demonstrate proof points that we are on the right track. Thanks, Theard. I got another couple of questions for you. Obviously, the last one will be about the core topic today, will be about impact, will be about what you're doing with the Impact Institute. You have published an impact report, so you're really a best practice in this respect. I will save this for my last question. But before asking you that question, I have one, I think, a very important link that should help organization to operationalize their journey and achieve sustainable success, which is the idea of innovating, right? So the idea of innovation and sustainable innovation, which eventually should lead companies to deliver results in terms of impact for a variety of heterogeneous stakeholders, right? So I wonder if you got some examples or your view in this respect, the role of innovation in connecting purpose and strategy with impact. Yes, we do. And this is definitely also related to the proof points that I just mentioned, right? So if you're saying we're going to bank for better for generations to come, and you're embedding sustainability into the core of your strategy as a bank, then you need to think about what are the proof points, what are the relevant material proof points
that I should innovate on, or that I should align my products and services on. And in the case of ABN AMRO, we are our biggest part of our balance sheet and our revenue model is in real estate, in mortgages and in commercial real estate. And we said at the beginning, we need to really accelerate the sustainability shift within our real estate portfolio. So what we said there, we need to develop new, innovate and develop new products and services on how we can help our clients make their real estate more sustainable. And we've also included clear KPIs and metrics on that, but it started with new products on sustainable living, on sustainable lending, on green bonds, on social impact bonds, close to the core of banking. So not in a very different sector, but close to the heart and to the core of our banking activities, but supporting our clients in the transition towards sustainability, because that was very much in line with the strategy and the purpose that we had chosen. So the innovation came from the banking part of the bank. Thank you, Tjerd. One last question, and then I let you go back to your very busy schedule today, and we will continue our conversation in Italian with colleagues here. As I mentioned before, ABN AMRO, it is really a best practice for work around impact, and you, of course, have produced a successful integrated report for the last few years, but recently you have also introduced an impact report, which is obviously a best practice in its kind. Can you just share with us a little bit, what has been your journey? I know you've worked with the Impact Institute in the Netherlands, how this tool has helped your communication for sure, but also your understanding of the impact that you are achieving towards your stakeholders and shareholders. Yes, definitely. And we are pioneering in this. We are collaborating in this space with many others, like the Impact Institute, but also we've set up a coalition with Harvard, with Danske Bank, UBS, and DBS, both all very, very large banks. And I'm a big believer in the fact that you need to measure impact, you need to report or disclose on impact to enable yourself to steer on those impacts. If you want to reduce negative impacts, which we do have quite a lot as a bank, most of our impacts are negative impacts, you need to be aware of them. You need to know where they are, and you need to measure, report, and then steer on them. And we've been experimenting with this, as you said, and pioneering it. We also believe that we need to collaborate on this, because we cannot do it on our own, also in relation to comparability. If we are the only ones measuring impact, how can you ever compare it to the impact of any other bank or company? So that's the reason why we try to disclose everything that we are doing in this space and invite others for feedback. And we've gotten some very positive feedback on this, on the level of transparency, on the approach. We use the six capital model of the IIRC to measure our impacts, and we use the stakeholder model that we developed ourselves for the four stakeholder groups that we used for materiality as well. Now, in the chat, we had some discussions on the monetization, and I heard previous speakers on this as well. The monetization is always a challenge and a long debate. But being in the financial sector, we tend to monetize everything. So it's helpful for the debate to monetize these impacts as well. It can also distract the debate in the fact that, we have an argument on what is the right carbon price, or what price do you put on social capital or on human capital, as mentioned by previous speakers. But we try and address all that in our impact reports. And I'm a big believer that in the topic that you mentioned on sustainable success and sustainable value creation, you also need to measure the outcomes and impacts of the value that you are creating. And there is a little bit of a link towards perhaps even the topic of greenwashing, where I see a lot of companies, and I see this tendency within ABN AMRO as well, where we like to disclose our positive impacts.
And which is great. Our contribution to the SDGs and all that needs to be done. But a large part of our impact is in the negative space, in the carbon emissions, in the human rights aspects. And by being aware and by measuring those impacts as well, the total impact of a bank like ABN AMRO can be much bigger. So that's why I enjoy the impact reporting work that we're doing. And am I still there? Sorry. Yeah, we lost you for a second with the microphone, yeah. Yeah, the host, but it's someone else that's, great. So I'm a big believer in doing this work of impact reporting, in bringing it out into the market space and inviting other companies to join the journey. So this is not a competitive field, it's a collaborative space which we need to develop together. Thank you, Tyr. I think you sort of shared in a very effective way how the journey of ABN AMRO touching all the relevant points. So on behalf of everybody here and connected from remote, I really want to thank you for your conversation with me today and for sharing your view. Now we are switching back to Italian, so I think, you might probably want to go back to other things. So thanks a lot for your time and see you soon. Okay. Dopo aver salutato quindi il collega di ABN AMRO, io passerei quindi un po' alla conversazione tra noi. Partirei da Alberto Mina e partirei con l'esperienza del Milano Innovation District, no? come un po' un luogo dove è stato combinato il valore economico, l'impatto sociale, è stato coniugato in un progetto che tra l'altro ha visto anche partecipare realtà pubbliche e private. Quindi, ecco, nel contesto di quello che abbiamo visto, no? Di queste riflessioni sull'impatto che però partono appunto da un certo purpose, da un certo modo di agire, come vedi questa esperienza? Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Sì, potrei dire molte cose e sintetizzo alcune aspetti che secondo me possono essere pertinenti in particolare al dialogo di oggi. Innanzitutto grazie per l'invito, soprattutto grazie a Italia Camp che apprezzo da tanti anni, con cui abbiamo iniziato un rapporto, un'amicizia feconda da tempo, e spero che anche questa nuova forma milanese di presenza sia foriera di un intenso rapporto nel futuro. Quindi grazie per l'invito e grazie per l'attenzione. Il mio è anche il saluto da parte del nostro amministratore legato Igor De Biasio, che avrebbe voluto partecipare, ma essendo impegnato altrove non può essere qui e ha delegato me, sapendo anche del lungo rapporto che ci lega. Diciamo che tutto il tema del social impact è un tema molto affascinante che sta un po' all'origine della nostra società in chiamata in senso di Arexpo. E ricordo che Arexpo è una società i cui soci sono il governo nazionale al 40%, 20% Regione Lombardia, 20% Comune di Milano, 16% Fiera, poi una piccola porzione per la provincia di Milano e il Comune di Rho. Questo è un primo elemento che fa sì che strutturalmente in Arexpo ci sia una composizione a prevalenza pubblica, ma non esclusiva, perché Fiera, come sapete, è un soggetto privato, sebbene sui generis. Ma ciò significa già quindi che c'è una combinazione di attenzione ed è una società vigilata dal MEF, cioè dal Ministero dell'Economia. Quindi inserisce la nostra azione in una prospettiva di valore pubblico. E questo è il primo lemma che vorrei sottolineare nel nostro dibattito. Cioè noi nasciamo come una società che deve generare quello che in un linguaggio convenzionale meno sofisticato di quello
recente che poi si collega al social impact, noi chiamiamo genericamente valore pubblico, ma intendendo per valore pubblico anzitutto la messa a frutto di un grande investimento fatto con soldi pubblici, cioè che vengono dalla raccolta, tra virgolette, fatta dagli enti statali o dagli enti pubblici locali. Questo è un primo elemento fondamentale, perché orienta la finalità anzitutto a un obiettivo preciso. E qual era questo valore pubblico da mettere a frutto? Il grande investimento fatto per l'Expo, perché le esposizioni universali, mi fa piacere che Fabrizio sia là a Dubai, dove noi eravamo 3 settimane fa, proprio a presentare il caso di Mind, per interloquire con quanti a Dubai stanno seguendo lo sviluppo del dopo Expo. Dicevo che il nostro obiettivo era mettere a frutto il grande investimento che lo Stato aveva fatto per Expo. I grandi eventi sono dei grandi investimenti che hanno degli effetti misurabili velocemente sull'evento stesso, ma poi richiedono una misurazione sul medio periodo di quanto quell'investimento ha recato un vantaggio o un danno nel tempo. E sappiamo che i grandi eventi hanno lasciato, diciamo, delle eredità diverse a seconda degli stati, dei periodi, dei paesi. Quindi questo era il nostro obiettivo, mettere a frutto quel grande investimento e metterlo a frutto nel tempo. E questo è il secondo elemento che si combina in modo intrinseco per noi con valore pubblico, e credo che sia veramente uno dei fattori chiave del dibattito sul social impact, cioè il fattore tempo. Preso, diciamo, come elemento critico di valutazione, che diciamo è venuto fuori anche da alcune osservazioni prima, è un elemento veramente chiave, ma se vogliamo anche un po' enigmatico, no? Ma tornerò su questo. Quindi noi abbiamo questo compito. Per fare questo, per generare questo valore, abbiamo fatto 3 scelte di fondo. La prima: riferirci a un modello di sviluppo di territorio, di una porzione di territorio. Non ce lo siamo inventati, ci siamo riferiti a un modello, vedremo se abbiamo fatto bene o male, che è quello dei distretti dell'innovazione. Perché riteniamo che per sua natura il distretto dell'innovazione abbia le caratteristiche per generare, come dire, un motore di rilascio nel lungo termine di valore pubblico. Perché? Perché il distretto di innovazione si fonda sostanzialmente sulle cosiddette triple helix of innovation, cioè da funzione pubblica, istituzioni, alta ricerca e accademia, università, capitali. La combinazione di questi 3 elementi è già in sé una ricetta, un'alchimia che è prospettata a uno sviluppo nel tempo di una partnership complessa. Perché ognuno di noi sa che la ricerca è anzitutto un processo, un procedimento che si basa su una programmazione che può essere anche di lungo periodo, dall'altra parte l'alta formazione e la formazione idem, e nello stesso tempo i capitali che hanno un bisogno però di, diciamo, di rendita, di produttività che abbia anche una ricaduta immediata. Quindi, prima scelta, un modello di innovazione. Secondo, quindi un distretto di innovazione. Secondo, l'ingaggio con un partner privato che fosse con noi socio nello sviluppo dell'area, perché il nostro asset di partenza è l'area di 1 milione di metri quadri. Ed è interessante le osservazioni che ho sentito prima e che condivido su questo spazio dove siamo noi oggi, perché il fattore del social impact ha sempre una dimensione spaziale, ha sempre una ricaduta su una dimensione spaziale e generata in una prospettiva di tempo. Quindi il fatto di avere un partner privato è stato per noi un elemento fondamentale, perché non era solo l'attrazione capitale, ma di uno che fosse con noi nello sviluppo del lungo periodo. E abbiamo identificato come partner privato, lo abbiamo scelto con un tender internazionale, eccetera, e alla fine abbiamo individuato Lendlease, che è un developer australiano, uno tra i più grandi del mondo, che ha un track record molto specializzato proprio nella rigenerazione di aree e porzioni urbane importanti. Qual è l'elemento innovativo della relazione che noi abbiamo posto con Lendlease? Il tempo, cioè l'ingaggio per un secolo. In Italia è molto raro che un asset pubblico venga messo in regime di concessione con un soggetto privato puramente capitalistico come Lendlease,
per un periodo così lungo. In Inghilterra è molto più frequente, da noi è molto più raro. E qui noi troviamo un elemento chiave, proprio anche di riforma del capitalismo, perché è chiaro che in questo caso i soggetti che normalmente sono più, tra virgolette, speculativi, che sono proprio i developer, cioè quelli che devono trasformare un'area e poi rimetterla sul mercato, si ingaggia con noi per un secolo, quindi pagherà una concessione a noi per un secolo, il che significa che la sua preoccupazione nel costruire e nell'attirare soggetti operativi lì è quella di fra 30 anni che ne sarà di quel patrimonio, fra 40 anni, fra 60 anni, fra 70 anni. Quindi la prospettiva che loro hanno è la nostra medesima, dei nostri shareholder principali, che sono le istituzioni locali o le istituzioni nazionali pubbliche, come generiamo un valore. Se questo patto fosse stato all'inizio di tante trasformazioni urbane della nostra povera Italia, che è stata devastata dal punto di vista urbanistico e di investimenti infrastrutturali, proprio per lo short view di ciascun investimento, cioè senza nessuna prospettiva di come si mantiene il valore di una struttura, di una infrastruttura abitativa o urbanistica. Quindi, terzo elemento, internazionalizzazione, cioè noi dobbiamo tenere, quindi modello di innovazione, la Triple Helix, dobbiamo portare e abbiamo portato per realizzarla l'Università Statale di Milano, che ha deciso di venire lì, fattore fondamentale, una delle Triple Helix è appunto l'Accademia. La ricerca, un grande centro di ricerca come Human Technopole sulla genomica, finanziato con 1,5 miliardi per 10 anni. Questo è un elemento fondamentale, cioè che è diventato credibile come progetto, tant'è che è venuto a dirigerlo uno dei migliori scienziati viventi di biologia, che è Ian Mathai, che è uno scozzese, e viene in Italia, non c'era ancora niente quando è venuto, ma era credibile il progetto per l'engagement che c'era da parte delle istituzioni. E un ospedale. Quindi questi gli elementi di funzione pubblica, un partner privato con un ingaggio di un secolo e l'internazionalizzazione come chiave per fare generare valore nel tempo con una partnership globale, perché è evidente, ma questo discende dall'idea stessa di innovazione, che l'innovazione non la fa nessuno da solo, no? E che quindi l'innovazione per sua natura, per essere competitiva, è inserita in un network che a questo punto è globale. Quindi questi sono gli elementi di cui noi siamo particolarmente fieri, perché riteniamo che questa combinazione in Italia così complessa non sia frequente, e non è che ce ne vantiamo di questo, anzi dichiariamo proprio candidamente che è anche venuto un po' per caso, a dire la verità, e quindi va presa molto sul serio, perché come tutti gli esperti di innovazione sanno, l'innovazione non nasce tanto dalla progettazione ma dal caso, che però devi essere pronto a cogliere. Vi ricordo che noi nel 2013 facemmo un bando per vendere l'area, tipica soluzione italiana, c'è un asset pubblico, lo metto a valore, come faccio? Lo vendo. Il fatto che non si presentò nessuno, perché non c'era nessun divello, perché si prende 1 milione di metri quadri senza sapere qual è il piano integrato di intervento, i permessi urbanistici, qual è la progettazione dei tempi, e spende centinaia di milioni, ci ha fatto trasformare, e quindi siamo diventati da soggetto che doveva mettere in vendita un bene al partner di quello sviluppo. Riteniamo che però questo sia un caso che possa portare dei risultati interessanti, che già sta portando, e se vuoi poi dopo approfondiamo, e spero che anche in questo il nostro dialogo anche con Italia Camp possa continuare. Benissimo, ti ringrazio, io continuo il giro di tavolo, ma poi... Ti ringrazio e continuo il giro di tavolo e poi torniamo sicuramente anche magari attraverso qualche domanda su alcuni punti. Alessandro, grazie per essere qua. Grazie a voi. E anche il mondo della ricerca, chiaramente per quanto riguarda la valutazione di impatto, oramai si sta muovendo. So che tu ti occupi ovviamente di questi aspetti, quindi io ti chiederei, prima poi di passare di nuovo all'operatività e quindi al confronto con il mondo delle aziende, delle organizzazioni, di sintetizzarci un pochino le riflessioni che hai fatto e gli studi sulla valutazione di impatto che stai seguendo. Sì, intanto di nuovo buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito, per chiedermi questo contributo
che parte proprio da un recentissimo studio che ho condotto insieme al mio gruppo di ricerca, che ha come oggetto lo stato dell'arte proprio della misurazione e della valutazione dell'impatto nell'impact investing. Come diceva appunto il dottor Solinas prima, è un settore che già è un settore emergente della finanza sociale e sostenibile, ed è un settore che già si misura con catturare quindi la sostenibilità. Sappiamo, molti di noi sanno, che l'impact investing rappresenta quella strategia di investimento che è diretta intenzionalmente proprio a raggiungere un duplice obiettivo simultaneo, l'obiettivo di natura finanziaria e un obiettivo di impatto che è misurabile. Quindi abbiamo cercato di fare un punto di situazione su questo settore, delineando anche delle prospettive che mi auguro poi possano essere utili nel proseguo di questa discussione. Come il professor Busco già sa, sicuramente la letteratura sul tema è ampia, tuttavia noi l'abbiamo catturata mettendo insieme la misurazione e la valutazione di impatto, che nasce in altri ambiti di ricerca, a partire dal settore pubblico, poi nelle imprese sociali, mettendola, coniugandola invece col mondo un po' più connesso all'impact investing. E il risultato che è venuto fuori, sostanzialmente, cerco di sintetizzarlo, non so se probabilmente non so se si vede benissimo, comunque il risultato della nostra ricerca ha delineato due principali filoni di ricerca. Un primo filone maggioritario si occupa per lo più di misurazione, quindi diversi autori, diversi contributi si occupano di misurazioni, declinandolo in diversi sottotemi, per cui abbiamo, giusto per citarne qualcuno, ad esempio quello dell'impact paradox, cioè diversi autori proprio mettono in rilievo l'elemento paradossale di un settore che si centra sulla valutazione dell'impatto, ma non conosce modelli standard uniformi per la misurazione e per la valutazione di questo valore. Un altro sottotema importante di questo filone è il ruolo, quindi il significato che viene dato all'impatto tra i diversi stakeholder che contribuiscono a un investimento nella finanza d'impatto. Un ulteriore sottotema è quello della misurazione di impatto in uno strumento particolare denominato Social Impact Bond, che è una partnership pubblico-privata, quindi mi rallaccio anche a quello che diceva il dottor Mina prima, in cui gli investitori, alcuni tipi di investitori sposano quel valore pubblico a cui faceva riferimento proprio il dottor Mina prima, declinandolo specifici modelli di misurazione e il cui raggiungimento di predeterminate soglie di questo impatto genera anche il successo finanziario di questi prodotti. È anche interessante, a mio avviso, esplorare anche nell'ottica del PNRR, come diceva il dottor Solinas prima, che probabilmente potrebbero esserci insomma degli spunti interessanti da esplorare. Un secondo filone di ricerca è quello che racconta, quindi delinea i modelli e i framework di misurazione, che variano chiaramente sia nell'ambito del ciclo dell'investimento, per cui avremo nella fase preliminare di un investimento dei modelli capaci di dare una stima dell'impatto e quindi adottano determinate costruzioni di questa misurazione, altre che invece sono più connesse alla valutazione, quindi legate a una fase post investimento, altre ancora molto più recenti che invece riguardano la misurazione delle performance di un impatto, che è quindi più adatte magari nel corso dell'investimento, quindi capire se l'allineamento all'obiettivo di impatto è più o meno lontano a seconda della
delle performance che vengono registrate. È chiaro che possono variare anche in funzione dell'obiettivo, per cui abbiamo censiti in una matrice che sostanzialmente li raggruppa in modelli e framework di screening, quindi sostanzialmente con i rating, usando dei rating, altri invece dei framework molto più adatti e quindi valutativi, okay, quindi più adatti quindi sono modelli di assessment sostanzialmente di tipo quantitativo, alcuni quantitativi, altri un po' meno, quindi un po' più qualitativi, e altri di tracciamento, quindi passiamo quindi dalla valutazione al management dell'impatto, e quindi anche questo c'è un filone molto importante che quindi mette in evidenza come sia anche importante questi aspetti connessi al management. Quindi per essere così, cercare di arrivare a una, questi sono anche una serie di autori che hanno mappato i framework presenti nell'ambito dell'industria dell'impact investing, ma al di là di questo, quali sono i temi sul tavolo, quindi per cercare di essere un po' più aderenti a questa sessione, quindi cercare di capire come lato corporate la misurazione di impatto possa creare valore, generare valore e permeare quindi le strategie di business. Sono sostanzialmente tre. Attualmente, almeno da quello che emerge dalla linea di ricerca, si è ad un bivio, per cui il dibattito è se impatto dovrà intendersi un allineamento a determinati standard oppure rimanere sul discorso dell'addizionalità, quindi creare un qualcosa in più rispetto a quello che normalmente sarebbe accaduto. Quindi c'è questo dibattito, frutto anche del discorso sulla recente normativa di riforma dell'Unione Europea, sapete tutti, sulla finanza sostenibile, che quindi sta, come dire, orientando, creando un dibattito, almeno a livello accademico, su questo fronte. Quindi un bivio tra quindi allineamento a determinati standard o rimanere su un discorso connesso all'addizionalità, a misurare quindi quel delta in più che è un'organizzazione, che poi sono i soggetti che generano impatto anche nell'impact investing, sono le organizzazioni imprenditoriali che lo generano, e quindi è questo. Il secondo è se la mancanza di regolamentazione, il settore è sostanzialmente industry led, si sente la mancanza di una autorità regolatoria su questo tema, e il terzo è se lo stress sulla cioè cosa serve al mercato, c'è lo stress sulla monetizzazione dell'impatto, quindi avere delle misure immediatamente spendibili, no? Perché chiaramente quantificando un impatto è molto utile chiaramente nell'ambito di strategie di business piuttosto che fare in alcune altri tipi di valutazioni, però il tema è oltre al limite dei modelli che riescono a monetizzare l'impatto, perché non tutte le forme di outcome sono traducibili, quindi con indicatori capaci di monetizzare, quindi rendere quantitativo l'impatto prodotto, e quindi se lato corporate sia più utile seguire la via più breve o cercare altre strategie, magari puntando più sul management, quindi nell'ambito inglobando nella strategia dei modelli di gestione dell'impatto, magari che capaci di dare una via non solo di monetizzazione, ma anche di un po' più anche qualitativa, capaci di catturare l'impatto a 360 gradi. Questa è un po' la sintesi del mio contributo, spero che sia insomma utile per il proseguo di questa discussione. Sicuramente, poi magari ci torniamo anche. Francesco, voi chiaramente come Deloitte avete una vista piuttosto ampia sulla risposta, direi, delle aziende, delle organizzazioni in merito alla valutazione di impatto e all'inserimento, chiamiamolo così, di questo nuovo capitolo, magari integrato con altri nel contesto dei documenti della DNF, piuttosto che dei bilanci integrati, piuttosto che di altra documentazione magari stand alone che viene prodotta. Ecco, volevo chiederti se potevi
farci così un inquadramento, una panoramica, sta accadendo questo, siamo pronti, cosa manca? Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, insomma. Sì, allora ti dico che è un processo ineluttabile, quindi è un qualcosa che stiamo andando verso quella comunicazione, quindi non, anche noi quando ora assistiamo ai clienti, come diceva prima il dottor Solinas, non andiamo più a guardare l'EBITDA, la performance, l'IRR di un investimento, ma andiamo a guardare anche un'analisi un pochino più a 360 gradi, andiamo a guardare anche come genera impatto, che ruolo ha. Poi c'è un problema che ancora oggi, come diceva il professore, non c'è un framework di riferimento che mi permette di dire questo è l'impatto. Negli ultimi anni l'evoluzione c'è stata molto sulla dichiarazione non finanziaria, quindi c'è stato un intervento normativo, hanno introdotto delle procedure, quindi quando la vado a fare, la vado a fare secondo delle regole. E quindi diciamo che in quel percorso della dichiarazione non finanziaria siamo passati dalla consapevolezza, quindi dalla necessità di comunicarla, sviluppare una capacità, e oggi siamo nella fase del coinvolgimento, perché quasi tutte le società quotate stanno introducendo all'interno della loro governance il comitato ESG. Quindi sto iniziando a internalizzare nei miei processi decisionali delle dinamiche che prima non consideravo, quindi tutte le tematiche legate all'ambiente, alla società, alla governance. Stesso discorso però non c'è sull'impatto, perché quando parlo di impatto, almeno per come lo vediamo noi, è un qualcosa connesso ma differente rispetto al paradigma ESG, perché quello segue la sua strada e sicuramente poi tenderà ad integrarsi con l'impatto. Però quando oggi parlo di impatto non c'è un framework di riferimento, ho tutta una serie di studi accademici, delle practice applicate per andare a quantificarlo e a misurarlo, che però ognuno ha il suo approccio, non c'è un approccio condiviso e quindi è quello, l'impatto lo vado a calcolare in quel modo. Mi aspetto molto dal PNRR, perché siccome gran parte degli investimenti dovranno essere finanziati mediante il PNRR, però quei finanziamenti, quelle progettualità che mi mettono nelle condizioni di generare un impatto sul PIL, sull'occupazione, sull'inclusione sociale. Quindi mi aspetto che dall'autorità, quindi dalla politica e dal governo, e già si sono mossi perché hanno costituito dei comitati, dovranno definire dei criteri per stimare l'impatto su queste progettualità. E quindi quello è sicuramente un momento utile per iniziare a definire un framework di riferimento. Quindi questo è per quanto riguarda l'impatto, perché oggi quando abbiamo, prima parlava il dottore dell'esperienza di Arexpo, e lì è una classica analisi degli impatti, analisi costi-benefici, vado ad analizzare l'impatto diretto, l'impatto indiretto e l'impatto indotto generato da quell'infrastruttura, da quell'investimento. E quindi quello è un qualcosa che mi permette poi di andare a rappresentare, a comunicarlo. La seconda fase successiva, che spesso poi ci chiedono alcuni clienti, ed è anche un tema di argomento spesso con Fabrizio San Marco, perché ci troviamo a discutere su questo, è proprio quello di cercare di monetizzare l'impatto. Perché se partiamo dalla definizione che utilizza la stessa Italia Camp su impatto, che non è altro che un cambiamento positivo generato intenzionalmente, quindi vuol dire che c'è un attore che ha posto in essere una strategia per generare un impatto positivo, e quando lo porto a casa, lo vado a misurare, lo devo raccontare, è perché io poi devo monetizzarlo. E questo oggi c'è una forte difficoltà nel cercare di intercettare come valore generato dall'impatto. Quindi non l'impatto a se stesso, ma chi genera l'impatto, qual è la monetizzazione che riesce a ottenere. Ci sono anche qui degli studi accademici, studi di professionisti che vanno a cercare di mettere sulle società quotate, hanno cercato di mettere in relazione l'andamento dei prezzi di borsa, quindi il valore dell'azione, in funzione di quelle che sono i rating ESG. Se utilizziamo il rating ESG come una proxy di quello che potrebbe essere il comportamento e quindi l'impatto generato da una società quotata, le analisi che abbiamo fatto anche noi come Deloitte e gli studi accademici e gli studi di altri professionisti mettono in evidenza che non c'è una risposta univoca, cioè non c'è ancora una definizione puntuale e di correlazione tra l'andamento del valore dell'azione
e il rating ESG. E questo perché? Perché anche qui non c'è un framework di riferimento da parte delle banche di investimento, delle agenzie di rating, nel definire bene come è quel rating, come lo devo andare a calcolare. E quindi su quello siamo ancora in una fase, rispetto alla dichiarazione non finanziaria, in una fase di capacità. Abbiamo preso la consapevolezza della necessità di fare una comunicazione integrata, impatto finanziario e ESG. Stiamo sviluppando la capacità e nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ci sarà sicuramente il coinvolgimento. Quindi siamo in quella fase in cui stiamo definendo il framework, e ribadisco il concetto che secondo me ci aiuterà molto il PNRR, sia a livello nazionale che a livello europeo, perché comunque il Next Generation EU ha come finalità proprio degli obiettivi che sono tipici di impact investing, di finanza, di investimento sostenibile. Questa è un po' la view. Poi mi è piaciuta molto il processo dell'impact investing, perché può essere una classica slide nostra. Oggi i nostri clienti ci vengono a chiedere la due diligence, non solo financial, tax e legal due diligence, ma ci chiedono pure la due diligence sulle tematiche di impatto. E quindi anche lì stiamo sviluppando delle capacità per cercare di intercettare e ad analizzarle. E anche quando vado a fare, soprattutto dai fondi di private equity, quando vanno ad investire nelle società, ci chiedono pure di quantificare la valorizzazione dell'impatto generato grazie a quell'investimento. Quindi sono delle tematiche, è un processo che è avviato, che sicuramente porterà in un orizzonte di medio e lungo periodo, dipende dall'evoluzione del framework, a una comunicazione e a un bilancio integrato. Non guarderemo più l'EBITDA, ma anche la capacità della società di generare un impatto sociale, economico e ambientale. Grazie mille per esserti poi legato anche a tutti gli altri temi, e quindi hai sicuramente offerto uno spaccato su quello che è l'utilizzo di questi aspetti da parte delle corporate, ma anche collegandosi un po' alla ricerca e all'altro esempio che avevamo fatto. E io a questo punto direi, forse c'è una domanda, se non era un intervento. Abbiamo una domanda dal pubblico, quindi chiedo a Ludovica Testa di salire sul pubblico. Io mi tengo la mascherina così le passo. Buongiorno. Innanzitutto grazie per gli interessanti spunti che sono emersi nel corso di questo panel, dove abbiamo ascoltato sia il punto di vista accademico ma anche quello finanziario e quello organizzativo. Mi sembra che da tutte le parti sono emerse sia interessanti opportunità ma anche molte criticità, come evidenziava appunto il dottor Checcacci. Secondo voi, da queste criticità, cioè queste criticità potrebbero essere superate attraverso una collaborazione tra mondo accademico e mondo corporate? E se così fosse, quali sono le sinergie che concretamente dovrebbero essere attivate per accelerare il cambiamento e quali ruoli dovrebbero rivestire rispettivamente mondo accademico e mondo corporate? Chi vuole intervenire? Io dico un mio contributo anche un po' ironico, no, nel senso che a questa domanda si potrebbe rispondere in molti modi, perché diciamo così, in fondo quella che è latente in questa discussione è una riflessione sui fini, e quindi è una riflessione, come dice Michael Sandel, etica. Solo che affrontare una riflessione etica in un contesto, diciamo così, di business o di... è possibile. Però è chiaro che quello che noi sappiamo dall'esperienza del sistema di mercato in cui viviamo, che però anche l'etica può diventare un mercato. Quindi il fatto che si svolga e quindi, come abbiamo visto per esempio sui temi della sostenibilità, tanti temi green, in realtà non si fa una discussione etica, ma si mercanteggia una discussione etica, quindi si fa, come dire, quindi bisogna stare molto attenti. Voglio solo dire, la criticità vera è quanto c'è disponibilità in realtà in un sistema a mettersi in crisi. Questo secondo me è under question, non è chiaro, e secondo me non è chiaro neanche da questo dibattito, perché è chiaro che ci sono delle problematiche, e le problematiche incombono, per esempio la trasformazione climatica, e di fronte a questo ci possono essere delle risposte che sono delle capacità effettivamente di mettersi in discussione, però devi essere disposto a cambiare paradigma.
oppure a assimilare quella discussione al tuo paradigma. Quindi faccio diventare un discorso mercantilistico il dibattito sull'impatto sociale. Questo è possibile. Quindi dico solo che una crisi è una sfida che abbiamo tutti davanti. Io non ho sicuramente una formula e credo che sarà l'interessante di questo periodo. Crisi, come si risponde alla crisi? Seconda, però questo è tutto un dibattito che si potrebbe fare. La seconda cosa che ti dico invece dal mio punto di vista, anche di esperienza quotidiana, se tra l'ambito accademico e l'ambito corporate, per quello che posso vedere io, sicuramente sì, cioè certamente il fatto che ci sia una capacità vera di dialogo, cioè di ascolto reciproco, perché spesso c'è una mutua diffidenza, no? Cioè l'accademico guarda il corporate un po' come dire vabbè, questi fanno i soldi, cioè noi invece siamo la scienza, o viceversa, questi parlano ma noi dobbiamo portare. Invece il fatto che ci sia una mutua fiducia nella possibilità di un reciproco arricchimento, questo secondo me è uno degli elementi chiave a cui il nostro sistema è sfidato in questo momento. Quindi io sono, almeno quello che noi vediamo per noi, il dialogo con l'università e lo metterlo insieme a imprese che su questo veramente creino una capacità di ascolto reciproco e di costruire, dico sicuramente quella è una via che può aiutarci nel processo 1, cioè nel fare veramente un vaglio critico del contesto in cui siamo. Sì, condivido. L'unica cosa che aggiungerei, oltre al discorso della collaborazione tra mondo professionale e mondo accademico, anche il soggetto pubblico. Il soggetto politico dovrebbe far parte del soggetto dell'unione degli attori che vanno a definire il framework proprio per cercare di raggiungere questa finalità. Okay? Quindi sicuramente il mondo accademico, corporate, ma anche il soggetto pubblico. Perché poi alla fine sono loro che ci aiutano a definire il framework. Noi possiamo dare gli strumenti. Noi definiamo lo strumento col bollino del mondo accademico, ma poi il framework lo deve fare il soggetto pubblico. Grazie. Grazie a tutti, grazie per i vostri interventi. E adesso ci prendiamo una piccola pausa, un caffè rigenerante e alle 12 siamo qua con la professoressa Consolandi per affrontare invece più dal punto di vista degli investitori con diverse voci da questo mondo. Grazie a tutti, a dopo, buona pausa a casa. Costanza Consolandi, professoressa dell'Università di Siena e componente del team scientifico del GIM che modererà questo incontro e che ringraziamo per essere qui. Qui sul palco Helen Chiappini dell'Università di Chieti Pescara che ci aiuterà appunto fornendo una seconda voce dell'Accademia su questo topic. E poi abbiamo degli ospiti tutti da remoto. E che sono in collegamento, abbiamo Herman Brill che è CEO di Arabesque, e Alberto Mateian che è Chief Economist di Mapfre e Maria Teresa Zappia che è Deputy CEO di Blue Orchard. Grazie, benvenuti, questa parte del panel si svolgerà in inglese. Prego Costanza, grazie. Grazie Elisabetta, io adesso diciamo... Come anticipato, questa parte del panel si svolgerà in inglese. Chiedo di poter vedere gli altri panelist per poterli salutare. Ok, tutti? È possibile? Come? Ok. So, welcome everybody. And I see you, Herman, now because we have some technical issues. But of course, my welcome is extended to Maria Teresa and to Alberto. One thing I should say about my panelists, online panelists, and of course, welcome to Helen. Helen is a tenure assistant professor at the University of Chieti Pescara, and she's an expert on impact investing. So we will also have the voice of academia also here, which is the framework we decided to have in this conference. One thing that is common to all the panelists, besides being great panelists, terrific panelists, I'm really thrilled to talk with them, is that they are also friends. And I had the privilege to work with all of them
And so really, really welcome. So in the first part of the event this morning, before the coffee break, we talked and, about the corporate perspective on impact measurement and management. And of course, even if we were talking about the corporate perspective, investors and finance was there on the backstage, because there's always finance in the backstage, because we need money to support impact, we need money to support, you know, sustainability, and so far. My first question is now to is for Herman. And also considering your, let's say, previous life, you know, if I could say, if I may, Herman is a CEO of Arabesque Asset Management. But before, and when I met him, he was in this role. He was the chief investment officer at the United Nations Pension Fund. You know, so impact and United Nations, SDGs. He's the perfect person to talk about this. My question is also before somebody talked about the relationship or the non-relationship between ESG and impact. At the moment, we talk about ESG and impact as two separate issues, as two separate topics. But my question is, are we sure that they are so separate? Indeed, when we started to talk about sustainable finance years ago, and sustainable finance as a solution of the problem of, you know, the bad finance of Milton Friedman consequences and the School of Chicago and all these kind of things, sustainable finance, as Lindeberg said, is aimed at looking at the long term, and which is a key word here, as a long term, and looking beyond financial variables, so looking beyond financial performance and looking at non-financial performance like environmental, social, and governance, ESG. But implicitly, sustainable finance was aimed at delivering an impact, a positive impact, so having a positive effect. Now we're talking about impact. Then there is impact investing, but the, you know, the increased focus on impact, you know, make probably necessary to clarify, is sustainable finance per se aimed at delivering impact? Or another question, which is the difference between, and this is for you, Herman, finance for impact and impact finance? Thank you, Herman. Thank you so much, Costanza, and thank you for having me. I'm delighted to be part of this panel today. But and it's a very interesting discussion. There's also a lot of confusion on this topic. I work at Arabesque. We are a company built on two key drivers. One is that we believe that finance will be disrupted by sustainability, which is the topic of today. And the other thing is that we'll be transformed by technology. And I think we can see that already. And the two are also very much intertwined, which I will explain in a minute. So your question is super relevant. And let me, can I share my screen? Is that, or I can't actually. Can you share the presentation? Perhaps Costanza or? Yes, could you please share the presentation, the slides, please? Presentation, the slides, okay. And so what I will say first is when I was at the... Sorry, we are not seeing the presentation. Okay. Okay, Herman, we can see your presentation. Could you please? Okay, I can't see it myself. But You can. That's fine. No worries. I'll just that's fine. So I'm going to talk a little bit my response will be built a little bit around a fund we launched in August this year, which is classified as an EU SFDR Article 9 fund. So the people familiar with EU regulation knows that this is the highest classification you can get in sustainability, which basically means that sustainability should be a clear objective in your investment strategy. And I'll explain a little bit about that more. But if we can go to the next slide. This,
Can you see the slides, Herman? Let me see if I can see. It is the understanding. The other one. It's so the previous one up. One? Yeah, previous one. Sorry. No. Okay. That is, yeah. Can you see that? Yeah. This one. Great. Yep. Okay. So this is actually, I think, the crux of the matter. So when I was at the UN, people asked me, you know, at the UN, you must be an impact investor. And I said, well, not necessarily, right? What we're trying to do is integrate ESG factors in our investment decision-making process. And I believe we are an investor with an impact or an outcome, so to speak, which is not entirely the same, right? And I think people on this panel will also explain more the difference. And the reason why it's not the same is that, first of all, measuring real impact is really, really hard, right? And even the terminology, I think, is confusing because some people talk about outcome and some people talk about impact. So I looked it up yesterday and actually, you know, to see what is the difference. And it is quite important because outcome is more an objective measure if you know what's actually being changed as a result of the intervention. And impact tells the story a little bit. And I think you can see that in the industry as well. And so what we are doing, because we're based on technology and data, we're very much focused on you know, being able to measure it and analyze it with based on data instead of storytelling or other things, right? So, and I think sustainable investing has basically four different drivers. And sometimes they get all confused about impact investing, ESG investing, sustainable investing, sustainable finance, but actually it has about four things. I think one is the values, right? So basically the way you invest is a matter of, is it aligned with the values you have? So that is, I think, one component, which basically drives primarily things like exclusions, like divestments. I'm not investing in coal. I'm not investing in fossil fuel. If you are divesting from fossil fuels, the question is, do you achieve any impact? Question mark. Or is it a reflection of your values? The impact or the outcome is rather limited because if I sell my shares in Royal Dutch Shell, somebody else is buying them. And have I made a significant change? Perhaps not. If everybody is doing it, then of course you will see an increase in the cost of fund for these companies and it becomes more difficult to finance them. So there is a signaling function. There is some impact, but it's rather limited and hard to measure. Then if we move to outcome, which is about, you know, maximizing positive societal and environmental outcome, then it is about if I build a portfolio which is effectively reducing the carbon footprint over time, that actually is, I think, a measurable outcome and something we want to achieve towards a net zero world in 2050. And so we use the scores we developed within Arabesque ESRAE, and we use, for example, a temperature score, an UNCTAD SDG score for the values we use in the value alignment tool. And then you have the more traditional functions, which is risk and return, which are always the key functions of any investment. But risk is not only about volatility of price movement, but risk is also about reducing the financial risk of externalities, right? Of do no harm, which is not always so difficult to measure. We use tools like the UN Global Compact tool, which is a score, which is sort of an expression how companies acting as good citizens. We use transition scores, TCFD scores, which are all trying to attempt to see how much transition risk headline risk do these companies have. And then finally about return is basically finding investments which are future fit. Are they still in business in 5 years? You mentioned the long term. And in the long term, it becomes really, really important that companies are prepared to actually internalize externality so that they're able to measure their footprint more effectively because in the future, it will have a huge impact if you don't measure that and don't manage it and don't control that. And all this should be integrated in your investment process and it's highly related to each other. And finally, it's supported by active engagement and proxy voting. So I think, and in a discussion about sustainable finance, all these different items sometimes get completely confused. And so I try to sort of with this slide a little bit
to provide some clarity, and hopefully that is helpful in this discussion, Costanza. So if you can go to the next slide, please. Next slide. It's okay. Okay, we have the next slide. Yeah. So the way we built our investments is of course dependent on design drivers, and there we're using normally we use three things very carefully. One is in terms of regulations, right? And as we know, the EU was the first one to develop a sustainable finance regulations in the world, and so that is helpful to use that guidance from the regulator in terms of the benchmark. Which benchmark are you choosing, or also are you working with the EU taxonomy to define what is green, what is not green? And then secondly, frameworks are really important to build investment strategies. So we use, in this case, for the Global Climate Pathway Fund, we use two important frameworks. One is the TCFD and one is the SASB framework. And of course, the third one is about engagement. So we do work together with Share Action, science-based targets, PRI, and so those are sort of the design drivers, how we approach an investment. Go to the next slide, please. Are we there? Yeah, great. And so the objective then of the investment strategy, and this is why it's an Article 9 fund, is that what we're trying to achieve here is really to capture the investment opportunities and manage the risk associated with the transition to a greener economy. So we are targeting companies who benefit from investment opportunities and have a strong climate adaptation related approach, solution providers. And secondly, we want to make sure that we mitigate financial risk, which is basically where we select environmental leaders. And this is the way we want to put together a portfolio for the long term on a global basis, trying to make sure that we not only achieve financial returns, giving market returns, but also making sure we deliver a contribution to the net zero objective for 2050. To the next slide, please. So how does it work? As you can see, if you construct a universe based on the drivers, the design drivers I explained and the investment strategy I pointed out, you can see already that you can have a clear carbon intensity reduction. You can see how that moves from the column on the blue is the benchmark. And actually, if you apply the EU Paris-aligned benchmark and our own scores and tools to create a universe, you can see a huge reduction in the carbon intensity. Same for the carbonization reduction year on year. As you know, you need 7.5% per year to actually drive down your carbonization reduction, and this strategy is doing it by 10% per year, so more than the standards point out by the Net Zero 2050 Alliance. So societal norms violations, also because of the tools we use with the UN Global Compact and the EU Paris Aligned Benchmark, we drive that down to zero. So that is an example already that this portfolio definitely has an impact. Does it have a measurable outcome? You can see that in the carbon reduction. That is one thing, but it's harder to measure that for other ESG items on the social side or other things. But we try to quantify that. And I can show the next slide, please. So for example, if we look at the portfolio holdings and we measure the temperature score of the companies, which is something we introduced 2 years ago, and it's an expression of a company, how much it's aligned with the 2030 and the 2050 net zero Paris alignment objectives. And so you can see in this portfolio that we have much more Paris aligned companies in the portfolio than the benchmark. And some of them are not covered because they don't publish the data, which is a big problem. And if they don't publish the temperature score data, we cannot calculate the temperature score data. We look at environmental solutions. And so you can also see that more companies in this portfolio are enabling the transition to a low carbon world. And I'll show that in more detail in the next slide. If you break down the companies where we don't have the temperature score for, you can see that this strategy is actually contributing much higher scores
for companies on looking at environmental solutions, resource use, waste, water emissions, environmental management, and stewardship. But I still cannot really say what is the outcome of this strategy in absolute numbers, in terms of are we reducing the footprint or are we just picking companies with a better profile in terms of future fitness? And so this is, I think, where we still have a challenge in the markets. And I think this is one of the projects which is done by Harvard University, the impact weighted accounts. As long as companies are not reporting externalities in their numbers, we cannot calculate a true footprint of a company in terms of which goes beyond a financial footprint, right? And so the only way we're left with is use the numbers they are reporting and build scores to see if they're doing better than other companies. So we know that they're doing, you know, that this is a portfolio with companies contributing to a net zero 2050 strategy. But I still cannot say exactly what the outcome of the net impact is of this strategy. So hopefully I try to clarify a little bit sort of the difficulties between building a green portfolio with companies who can contribute and attribute, so they make an impact, but I can't measure exactly what the outcome is in terms of a sort of a more global footprint. So that is, in short, hopefully an answer, Costanza, on your question. Yes, Herman, thank you very much. And yes, this is indeed the real problem. So how we can measure the outcomes. So we assume that there is a positive contribution, but how much? And which is that this problem goes back to this corporate disclosure on about externalities. But this, you know, your conclusion allows me to move to the next panelist, to Alberto. I do not see Alberto. Alberto, hola. How are you? Great to see you. Hi, good morning. Good morning. So Alberto Mattejan is chief economist at MAPFRE. MAPFRE is the largest Spanish insurance company. And I invited him here today because I would like Alberto to talk about one of their products, which is the an investment fund called Inclusión Responsable Fund, that under the EU taxonomy, it is an Article 8 fund, right? Yes. It is an Article 8, so in theory, it is not an impact fund. But it is absolutely an ESG product aimed at delivering a great impact. So it has an intended impact, which is very relevant. And then, Alberto, I would like you to talk about Inclusión Responsable. Thank you. Sure. Thank you so much, Costanza, and thank you all, because you know, it's a good opportunity to show how we approach these kind of things. And it's also been a pleasure to hear Herman, because his approach is pretty similar to the approach we'd like to have, not only for this fund, but also for all our investment approach. As Costanza said, we're an insurance company, but not only that, because we are owned by a foundation. So we are pretty much focused on the social part of the investment of the ESG universe or of the impact universe. And the social part is much tougher, as Herman said, both to select and to measure these outcomes. I prefer very much the word outcome. But going into what Costanza asked, our Inclusion Responsable Fund, it was intended in its origin as a fund that invests for people with disabilities. We noticed that was a gap, because we knew nothing about how to link finance in the world of people with disabilities. And there was a huge opportunity to help people in this area using finance. So that was the original idea. Then it became a purely ESG fund. That is, we prepared a whole methodology from scratch to
understand and to select these kind of things. So we visited many different companies across Europe. We tried to understand their problems. We held interviews with human resources, with investor relations, with health specialists. And after all of this, we prepared our own questionnaire and our own methodology to classify companies in four levels on how they define their commitment to people with disabilities. And we say commitment because it's very different from just hiring people. With commitment, we mean how they treat them. If they have special products for people with disabilities, if they have research for people with disabilities, etc. We have seven different thematics. So in the end, this is a fund initially purely ESG, but then it has many different impacts or outcomes. Let me give you an example. Now we have been already 3 years with this fund. The very first time we approached companies with this questionnaire and with this research, it's a fund with which we do a lot of engagement because the questionnaire is part of it is open. So we have to have a dialogue with them. The very first time we approached, they looked at us like, who are these guys? Because we were finance guys, but we were asking about something totally different. Now, the second time we approached them, they were more or less alert about that. And the third time, in the third wave of the questionnaire, they are asking us, what can they do to do it better? In particular, those companies that are in the lowest part of the commitment, they're really interested in asking us how to improve their commitment with people with disabilities. We are not consultants, so we do what we want. But this is an impact, but it's not an outcome. It's not measurable. It's not something we intended to do. But in fact, companies, big companies in Europe, are now more interested in this area because we are asking for it. And we are demonstrating to them that with a higher commitment, they are sending a signal in the financial world that their company is more solid from a financial point of view and their company is more innovative. So in consequence, this company is more able to survive through crisis and many other things. I don't want to be too long on this. And then we had another step towards impact, which, and I must thank Costanza, who is here, and all her team at the University of Siena, because they helped us with this. We tried to measure impact or exposure to the SDGs. Because as Herman suggested, when you invest in listed assets, going down to the very concept of impact, it's very, very tough. In my opinion, it's a matter of, it's based on case by case. So it's very difficult to define a global framework for that. Actually, we tried to do such thing in a university here in Spain. There is a report on that, if you might be interested. It was a group of about 30 experts. And it was very, very difficult to reach a simple definition of impact. As Herman said, it's much easier to have a definition of outcome. So the result, with the help of Costanza and her team, was that we can achieve a measurement of the exposure of the portfolio to each of the SDGs. And it's very satisfying to see how these SDGs are completely aligned with the original concept of the fund, which is people with disabilities. So we see a higher impact or exposure to SDGs related to health, related to equality, to diversity, and so on. So this is an example of very traditional finance. It's very traditional because the fund is very simple. It's just a listed equity fund, nothing else. Probably the simplest fund you can find. But behind it, there is a brand new methodology developed by us from scratch and intending not to get an impact or not to achieve an outcome, but trying to just link two different worlds, finance and a very specific social issue, which is people with disabilities. And another thing I would like to say, when
we address, we are very, very interested in social issues in general. But as you know, under the S, there are many different things. You can have health, you can have gender, you can have disabilities. And I think each of them needs a specific approach. Actually, another of the results that we owe to Costanza is that the demonstration that when you try to focus on a specific issue, on a specific letter, it's much easier to achieve higher return in the financial part of it. So that's it. That said, I mean, another, I could talk about this fund for hours because it's something like my son in some sense. But another very satisfying impact of this fund is that our own company, we're a big group, our own company started to measure the impact of hiring people with disabilities, the impact on themselves. And this is much more specific. This is not a general fund. This is person by person measurement, which is also very, very satisfying. So you can have impact, non-intended impacts, non-measurable impacts, but also they can be very interesting. So Costanza, I suggest you cut me because yes. You can talk for hours and or days. Yeah, you've been tortured by me sometimes. Yes, about the IF fund. But just a small comment, Alberto, we talked about this fund, you know, since the beginning and you know, absolutely. Before it was what I think it is absolutely interesting about this fund is related to the methodology. It is the methodology per se you are adopting in selecting companies that is a methodology as a driver for impact. You know, when you said companies are asking how to they can improve and they can so probably. Here and building on the first slide of Cristiano from purpose to impact related to companies, we should talk about from purpose to impact at the level of finance and financial institutions and asset management and so far. So it is not only the company purpose, but also the purpose of the asset management of the investors or the pension fund. Yes, we could talk a lot, but you know the time constraints are very severe. So, thank you, Alberto, for now, and I will give you the floor to Helen. And Helen recently wrote, together with other colleagues, of course, in a very interesting paper on impact investment on impact fund. It is still unpublished, but it's close to be published. And so I will ask Helen to very quickly, you know, pitch the main result of the of her findings. Thank you, Helen. Okay, thank you so much, first of all, to invite me to present this research that is a joint research work with two different colleagues from University of Macerata. They are Nicoletta Marinelli and Emanuela Giacomini. So this work... Oh, there we go. So this work is the title of this work is Do Impact Leaders Affect the Strategy of Social and Environmental Impact Fund? So the idea of this work comes from the theory, first of all, the general theory, the upper echelon theory, that say that the characteristics of a board, the characteristics of a leaders impact the different strategies of firms in general. We have several different papers on this issue that empirically demonstrate exactly the theory, but we have not papers that they study this idea in impact investing. So our research drive, first of all, from this issue. So
Which is the role of an impact leader? So which is the role of the characteristics of the leaders in impact investing? They may have a role on the strategy, they may have a role on financial strategies or the impact strategies or both. So we define, first of all, what is an impact leader for us. So for us, an impact leader is who has a blended experience, so blended previous experience in finance and social companies. We analyze with a logic regression model, this is an econometric model, 120 fund managers that are included in the Impact Asset 50, that is one of the public database on impact fund. This database cover fund managers worldwide, so it's not specific for one area. And what are the fundings of our work? So the main fundings, I try to summarize really briefly. A larger presence of impact leader reduce the fund manager willingness to reach higher financial return. So we understand this funding, this first funding in this term. If the fund try to have not the first aim of having a high return, maybe they balance social and financial return. Looking to the second aspect, so the measurement of social impact, we do not find any type of evidence that the fund leaders' experience produce a significant effect, not in terms of effective measurement, but in terms of measurement practice. So when we analyze, when we combine together these two results, we confirm that the impact leaders may have, the characteristics of leaders may have an impact, but they have not an impact on the measurement practice. So when I look to these results, I say, oh, wow, that's exactly what I suppose. Why was exactly what I suppose? Because in my opinion, it's just an opinion, but we can work in terms of financial aspect, but the measurement is something that is currently not easy for the market of impact leaders, for the market of impact investors in general. So maybe, could be this the explanation for which impact leaders impact the financial return, the target of financial return, but they are not able to, for our result, of course, they are not able to really impact the measurement practice. We can, of course, redraft the, repeat the analysis with other samples. We can do this in other geographical era, maybe, or in the future, of course, but the driver, in my opinion, can change when we change the practice of measurability. I'm curious to know what is the idea of practitioners, what is your idea, of course, Costanza. And thank you so much. Thank you, Ellen. Thank you very much. And okay, I can give you my idea, but we have the opportunity here to have Maria Teresa Zappia, so an impact leader, and a real impact leader,
So please, could you? I do not see. Yeah, yeah, okay, absolutely. Hi. I'm here. Hi, Costanza. Okay. Hello. Ciao, Maria Teresa. Hello. Ciao. Ciao, Maria Teresa. And, great setup, and thanks for having me. If you allow me, I'll say a few words about Blue Orchard. So Blue Orchard is an asset management company. We are part of the Schroders Group. And so it's interesting, we've been talking about ESG and impact, and Blue Orchard was acquired in 2019. And there you have really the willingness of a mainstream asset manager like Schroders to acquire affecting an impact investing boutique in order to be able slowly but surely to have this collaboration really benefiting from best impact practice. And I love the discussion so far. You know, we've been in impact for the past 20 years. So indeed, not only having the intention, but also our contribution and the measurement piece have been, you know, really at the heart of what we do. Maybe few comments, if I may. Sure. And really just trying to give a bit of a context in terms of market size. So in the Global Impact Investing Network was referring to approximately 700 billion in impact investing assets under management in 2019. And in 2020, the survey was actually run by the private arm of the World Bank, IFC. And they moved, if you want, into the analysis of what impact investing is. And they reported two different numbers. They reported the number that is referring to intended impact. And you'll be surprised because it's actually $1.6 trillion. And then a number that really refers to measured impact, which is approximately, you know, the 600, 700 billion that the Gene had already reported. But this really shows that there has been an exponential growth in the impact investing market. But some of this exponential growth has been really, if you want, a link to strategies that are very much focused on having an intent, an aspiration to achieve impact, but they don't necessarily have a measurement system in place. So I'd be really surprised, and I know the impact asset 50, Elena. So I'd be really surprised if I had to look at it, I would probably already screen 40%, if not more, of it as not really impact investor. But this certainly means that the measurement piece is actually critical. I think both Herman and Alberto have referred to it. And on a Blue Orchard side, we have defined, impact investing as three main pillars: intent, contribution, and measurement. And have developed, now for over 10 years, an impact framework that we have always, if you want, upgraded and updated, where we have a pillar that is really based on the ESG assessment. So partly of what, Herman was referring to, with a focus on ESG risks that need to be taken into consideration in any case from a financial performance perspective. So almost like an amplification of the do no significant harm concept. Then, of course, the contribution. And here I'd like to say a few words. I mean, I think the panel has spoken quite a lot about listed equity and, you know, public assets in general. It is clear that when we talk about impact, the opportunity to really achieve impact is significantly higher on private assets side. Exactly. And this is very simple, right? It's investment horizon. It's how close you need to be to the assets. It's of course also the engagement piece, but it goes well beyond just, you know, a proxy voting. I mean, it really goes like, you know, you get engaged with a company, you effectively put tons of sweat equity into, you know, developing it to get to the next stage.
And then given the length of the investments and the long-term horizon of private asset, that also provides you a great opportunity to collect data over time, which is in a way that the point that Herman was saying, that to measure outcome and changes in outcome, you need a certain reference in your investment period. You cannot really do that with a bond that you're holding for a certain period of time. There really needs to be an investment horizon that allows you to do so. Now, said all of this, Blue Orchard really has 20 years in private assets, and we started looking and really actively develop a practice in public assets in the past 5 years. And there we have, as much as possible, really maintained our classification of impact and our measurement and management of impact exactly aligned. So we really started going into the public assets sector saying, either we are as rigorous as we have been in private assets, or we are not going to do it. And I think we've been quite successful in it. But also being conscious of, as I said, what are the limitations, as Herman was saying, listed equity, listed bonds, you sell it, somebody else will buy it. So, if you ask me what is the sustained impact after exit, which is one of the principles, of the operating principle for impact management, would be quite complicated to do that in a bond strategy. And maybe if you allow me one more minute, Costanza, yes, I'd like to go back to what Alberto was saying on the two sides, I think, of a coin, and how important is the social aspect of things. I mean, in the COP, in the aftermath of COP26, there is clearly a very strong focus on climate. But I think a part of COP26 and both Blue Orchard and Schroders are actually part of the G7 Impact Task Force has really been focusing on a concept that I find very powerful, which is just transition. Meaning there is no point to do a climate transition if we don't think about the social consequences, but also the social opportunities in terms of job creation, in terms of transition to, as we said, in terms of technology. So the positive side of really climate in terms of positive financial disruption, and also giving voice to, the end clients. You cannot measure impact unless you really are, concentrating through the value chain of impact investing from A to Z, where on your end clients. You simply cannot do. And the concept of just transition is really the powerful, third, if you want, pillar of really looking at, can we give voice to the communities impacted, in order to make sure that our investment strategy is actually really having an impact on people and planet at the same time. Thank you. Thank you, Maria Teresa, for now, because I have a question for you, and on the basis of what you said, a question for everybody, and just to close. So the question for you is, you mentioned, how Blue Orchard started also investing in public equity, okay? And you also, and we talked about this during one of our conversations, that the real impact probably can be provided by private equity investment, no? Because of, so let's say private equity can deliver impact. My question is for you, and of course, without going into details, but, and you said you tend to maintain the same framework, your impact, framework, either evaluating public and private equity. My question is, I could assume that evaluating impact for a public equity, for a listed company, where disclosure is higher, is more efficient, should be easier or not. So which is the challenging you're facing in measuring impact for your purposes, of course, in listed equity?
Yeah, so I think as you saw, I was already smiling because I think there are two things, right? Whenever we talk about public asset, there is, you could say, a huge availability of data. You can do benchmarking on one strategies versus the other. As, for example, Schroeder's has a tool that is called SustainX, where it looks at externalities that are created by companies, exactly the concept that Herman was saying. And so in a way, whenever you talk about the listed world, I think the beauty there is that there is tons of data, tons of proxy data, and tons of benchmarking. Whenever you move to the private asset side, you are closer to your investees. As I said, you are invested for a longer time period, so the partnership is by nature totally different. But the capacity of actually having proxy data, or really just simply the capacity of having access to a data set that allows you to do benchmarking is very limited. And so initiatives as the one that Herman was referring of the Harvard Business School of really creating, and we, you know, they just contacted us, for example, they have an impact platform data set, you know, the objective of creating, if I may, let's say a Bloomberg for private assets would necessarily, you know, it's a big ambition for all of us. And there's nothing like that, you know, the MSCI data and the coverage is also limited. So it's an interesting, there are some positive sides on the listed assets and some positive side on the private assets. And as I say, in all of these, then you really have to use the same rigor as much as possible in your measurement tools. Thank you. I can say that the Bloomberg database for private assets is something that Helen and I, we are looking forward, of course, to having. And we are also waiting for the magic two words for free for academia, because this is that the two magic. So availability for free. So these are the two items. So, and this is now my question just to close for, you know, everybody. And you mentioned Maria Teresa Glasgow, okay, and the focus on environment. Herman was talking about outcome and climate and the social, and together with Alberto, how difficult is to measure the social side of the impact. So, and the other part is the increased attention. So the other dot, I'm trying to connect all the dots and to close this panel, is the attention to listed assets, okay, beside private assets. So listed assets, higher, you know, availability of data, but, you know, the higher availability of data is more linked to the environmental side, is not on the social component, this a part. So in some cases, in some ways, it's easier to have social information related to the social, and so the externalities related to the S component for private assets. And this is the other part. So linking all the dots, so the other part is the focus of Glasgow on the environment. So having said that, and besides what you said, Maria Teresa, so the just, impact, so linking everything. Don't you think that, well, are we sure, or what do you think about the ability of financial markets and investors to discount, you know, and then impact also financial return? As Herman said, risk return are the two variables for an investor and investment, to discount also the social impact. Is, you know, the risk that the environmental, let's say, focus will overshadow the social side of impact. It's for you. I'll make a quick example. So we have been very privileged to work with an institutional investor that has approached, in fact, Schroeder's,
on the basis of a request that they had of, let's call it a Climate Plus initiative. So they wanted a mandate, and it's interesting, they wanted this mandate climate aligned because their own employees and their own pensioners said that they would engage more with their pension schemes and with their, you know, own pension if there was, you know, a climate alignment. So clearly they had to act. And so they did draft a sort of called a climate manifesto, an action plan. And what I thought was very powerful, and this is why it's really, you know, frankly, pushing the boundaries for us to work with these investors, was that for them, you know, inclusion, and diversity, all these concepts were already part of their, you know, if you want, internal policies and processes. So when they approached climate, they had already integrated a number of social and governance best practices in their portfolio construction ideas. And I, you know, and this is a pension fund, right? So you could say they're sitting somewhere, I don't know, they have the majority of their investments, they, you know, maybe in the listed market. And no, I mean, there was a very strong and powerful view on their side on how these two things are simply linked. And so, you know, integrating them looked absolutely natural to them. Okay, thank you. Herman, Alberto, which is your view? Yeah. Herman. Sure. Yeah, I think I think there's a tension between the just transition and the way we're going to focus on climate. Because if you look at it from a political perspective, you see populism, nationalism, geopolitical tensions. You know, it doesn't make you very optimistic, right? If you look at the current landscape, and also in Glasgow, there's no willingness to pay for emerging markets for, you know, to fund them and to help them on the climate side, which basically, you know, if you would follow that logic, I would not be very optimistic. However, the nice thing about finance, as some people don't find it nice, but it is a fact of life, finance is global, right? So we invest globally, pension funds invest globally. And the way they invest is almost becoming conditional, right? They want to see these ESG improvements. They want to see all these things improving. And so if corporates and want to fund them, be able to fund themselves and actually, you know, making sure they also work with investors, they will start implementing this more and more over time. And for governments, which are completely dependent on bond markets, at the end of the day, finance is the king over politics, right? Because if you can't fund yourself, even if you're a politician, you're in trouble, right? So I think this is an interesting dynamic that finance can help drive change as long as we integrate ESG more effectively globally, and also including with a focus on the S, right? Because S is still a bit sort of on the low end in terms of ESG investing, because it's difficult to quantify, to integrate. So I think that is a good challenge for finance to get better in including S in their investment strategies, and actually be a catalyst for change, helping, you know, for just transition. But ultimately, we need both politicians and finance and corporations and consumers to make it happen, right? And it's going to be a challenge. Thank you, Herman. Alberto, your view, just to close. Well, I pretty much agree with both Herman and Maria Teresa. In our opinion, we need an holistic view in the sense that we need to integrate. E, S, and G are all part of the same. And let me give you an example, a real example we had not recently. When trying to reduce our fossil fuel investments, as you know, MAPFRE is a company who has a lot of business in Latin America. In specific regions of Latin America, which are much poorer than Europe or the US, if we do not invest or insure fossil fuel plants, they simply have no alternative. So they would run out of energy, because in the regions, it's the only thing they have, and probably also the only kind of energy they can afford. So
what to choose. You have to choose between, okay, we have to help them have energy there, but at the same time, it's difficult to invest in new fossil fuel plants or even more fossil fuel plants. So what to do in this case? What is first? And recently, a good friend of mine said to me, okay, this climate challenge is a matter of surviving, which is true. But to what horizon? Because for many poor people across the globe, the issue of surviving is for the very next day. So for them, it's more important to heat their home now than to fight for climate challenges that may take 50 years. Both things are important, and both things must be integrated in finance. And this is what we are trying to do, actually. It's not easy at all, as Herman said. Social issues are very, very difficult to address from a financial point of view, and even more difficult if they are addressed on a general basis. That's one of the reasons why we try to gather our own data. But in my view, if, as a bottom line, I would say that they are completely interlinked. Even after Glasgow, they have been talking a lot about some social issues linked to climate, to the climate challenge. So this is my view. We need an holistic view that integrates all of them. The planet, if for people, if we have no people, there would be no planet. Thank you. Thank you very much, Alberto. Thank you, Herman. Thank you, Maria Teresa. Thank you, Helen. I don't know if there are questions from the audience, from distance. Okay, so thank you again. Thanks for your time. It has been a pleasure to have you here, also even if only virtually. Hopefully next time we will be all together in person. Thank you very much. Cedo la parola. Grazie Costanza, grazie Ellen, grazie per il vostro panel. E chiamo sul palco Elisabetta Scognamiglio, che è Head of Communities del Domain Communities di Italia Camp, ovvero il nostro centro di competenza sui temi impact. E colgo l'occasione anche per ringraziare Elisabetta, perché possiamo definire il Deus ex machina di questo evento. Ci ha aiutato a connettere temi, persone e organizzazione. E a lei lascio la parola per lanciare quella che è una call con cui si avvia l'attività del centro di ricerca GIM. Grazie Elisabetta. Grazie a te Elisabetta. Ci passiamo la palla come spesso accade in Italia Camp. Sì, allora io approfitto della presentazione delle call, se possibile avere anche le slide, per chiudere, anche tirare un po' le fila di questo momento. Ci dicevamo in apertura, il GIM nasce, viene già da un po', ma viene lanciato ufficialmente oggi, inizia le sue attività, non le vuole iniziare da solo e nasce con una sfida grande, che è quella che un po' si diceva anche durante la chiacchierata di oggi. Alberto Mina parlava di cambio di paradigma, è quello che vorremmo provare a portare avanti. Cambio di paradigma vuol dire, come si diceva stamattina, partire dal reciproco ascolto e partire dalla reciproca disponibilità delle diverse organizzazioni e dei diversi stakeholder di un ecosistema di mettersi realmente in gioco. Ovviamente dietro ogni organizzazione ci sono le persone, quindi prima di tutto ciascun professionista, ciascuna persona, in questo ringrazio tutti i protagonisti della giornata, deve essere disposta a giocare il proprio ruolo nella partita. Quindi a partire da questa idea, il modello stesso del GIM è un modello ibrido. Se approfondirete la nostra struttura, il team del GIM è composto da un gruppo scientifico, e lo chiamiamo team operativo, proprio per ibridare le competenze, le conoscenze e anche gli ecosistemi. Questa prima rappresentazione plastica, la rappresentazione di oggi nel mettere sul tavolo e sul piatto diversi temi, per noi voleva essere un primo spunto per farvi capire qual è il cambio di paradigma a cui insieme aspiriamo. Operativamente, come ci dicevamo, stiamo partendo ovviamente in questa giornata dall'ascolto, dal dialogo, e vorremmo poi metterlo su carta, quindi renderlo un contributo per tutto l'ecosistema.
facciamo con due call che si stanno aprendo ufficialmente, diciamo, oggi, ma che, su cui troverete poi dettagli meglio sul nostro, sul sito del GIM e sul nostro sito. Una dedicata al mondo accademico, almeno in via prevalente, ma nell'ottica di ibridazione ci diciamo che sarebbe bello ricevere dei lavori che provenissero da, anche da un'analisi congiunta. E come vedete è su una rivista che per gli accademici è Accounting, Auditing and Accountability Journal, una rivista di fascia A, quindi abbiamo avuto l'ok già dalla rivista per poter pubblicare questa special issue su quelli che sono i main topic su cui abbiamo un po' discusso oggi, particolarmente orientata in questo caso al tema dell'evaluation del reporting, ma comunque ampia. La cosa interessante è che abbiamo una degli editor ibridi, quindi avremo una collaborazione anche con due docenti e ricercatori stranieri, uno dell'Università di Auckland e uno dell'ESCP Business School, quindi ci fa piacere anche poterci confrontare con uno scenario internazionale su questi temi. Alcune date per darvi l'idea. È un lavoro, come vedete, come molti accademici forse sanno, di lungo periodo, e questo è il tema tempo che poi veniva evocato oggi. È un tema rilevante perché fa fatica a sincronizzare i tempi, allineare i tempi, è una delle sfide del nostro paradigma. Se andiamo all'altra slide, grazie. L'altro invece vuole essere un handbook, una raccolta di case, pratiche, modelli, esempi, perché probabilmente in questo momento, ce lo siamo detti in questo contesto, ma in realtà lo ascoltiamo in diversi contesti, c'è bisogno di esempi virtuosi che possano aprire le strade. E quindi i temi sono quelli di oggi, vorremmo dare ancora una volta un taglio di doppia prospettiva, quindi corporate e investor, best practice che riguardano l'integrazione del concetto di impact nei processi di pianificazione, integrazione e valutazione. Anche in questo caso sarebbe bello se i lavori, insomma, pervenuti fossero già una ibridazione tra il mondo accademico e il mondo, diciamo, corporate e pubblico. In questo caso, diciamo, gli editor sono i componenti del team del GIM, e abbiamo l'approvazione di un editor che è Routledge. E in questo caso, come vedete, i tempi sono un tantino più stretti, ma anche utili per la lavorazione del documento. Quindi queste sono le prime due sfide che vogliamo lanciarvi e lanciarci, insomma. Speriamo poi di ritornare qui tra un anno ed arrivare, insomma, ad avere i primi risultati del lavoro che stiamo svolgendo. Quindi ringrazio tutti, approfitto per ringraziare il team di Italia Camp e il team del GIM, perché noi ci mettiamo la faccia ma loro ci mettono tutto il resto, e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Elisabetta. Un messaggio per tutti noi che siamo qui e per chi ci ha seguito da remoto: seguite sui nostri canali, questo evento è un momento di lancio, condivideremo i contenuti che sono stati presentati in questa giornata attraverso i nostri canali, giusto il tempo di sistemarli e per renderli nella maniera migliore possibile, e altrettanto faremo poi con i contenuti della call. Grazie per la pazienza, per qualche piccolo sfasamento tecnico, che però spero e mi auguro non abbia inficiato sulla qualità della giornata. La complessità, ce lo siamo detti, l'ibridazione va governata, però è quello che rende poi qualcosa migliore. Grazie a tutti, buona giornata. Buon pranzo.